Buonasera a tutti, bentrovati a Udinese Tonight. Lo diciamo sempre che siamo abituati alle montagne russe in questo campionato, però una discesa così repentina dalla grande vittoria in casa della Lazio alla brutta sconfitta in casa propria contro il Torino, forse una discesa così ripida e dolorosa non l'avevamo ancora affrontata. Ecco perché sabato è stata decisamente una brutta giornata, è stato sportivamente un brutto weekend, passato lì a rivivere quel match contro il Torino che sicuramente non ha soddisfatto nessuno, non ha soddisfatto l'ambiente e l'abbiamo visto, non ha soddisfatto la squadra, l'allenatore, la società. Vi dico subito che questa sera non ci saranno ospiti giocatori che preferiscono in questo momento, la società preferisce far parlare i fatti e c'è obiettivamente anche poco da dire in questo momento, c'è solo da andare avanti, lavorare e guardare al prossimo match che ha un'importanza vitale. Però avremo tanti ospiti, tante discussioni, sentiremo la vostra voce, sentiremo la voce dei tifosi, insomma come sempre sarà un Tonight ricco. Vado a salutare Giorgio Brandolin, buonasera, bentornato. Buonasera, grazie per l'invito, saluto tutti, anche Marco, i telespettatori. Certo, Marco Tavian, buonasera. Ciao Giorgio, buonasera, continua la mia insonnia. Cioè, immaginavo, guarda, se no, se, qui almeno due notti non hai dormito, temo, ma sì. Ti vedo un po' con le occhiaie, Speriamo di dormire la prossima notte, sì. Almeno quella. Sì. Allora cercheremo di farti passare una serata tranquilla. Grazie. Anche Feli non lo vedo allegrissimo, eh? Ma per i miei ragazzi, non per l'Udinese. Ah, hai perso anche tu? No, abbiamo pareggiato, però potevamo vincere. Ai. È andata così. Che brutto weekend, ragazzi, che brutto weekend. Per fortuna ci ha pensato la Vittozzi, Giorgio, a tirarci sul morale. Beh, bravissima, devo dire la verità, è anche piena di grinta, di voglia. Anche perché ha superato un momento difficile di qualche anno fa, mi fermo qui, bravissimo il suo allenatore che è un ragazzo di Forni Avoltri e brava lei, insomma, perché portare a casa due coppe di specialità, la Coppa del Mondo, quattro medaglie ai campionati del mondo, penso che insomma un record incredibile. Mia. Brava. Il Friuli ancora sa dare grandi campioni. Ecco, magari ci torneremo tra poco, certo. Andando a vedere un servizio, lei tornerà domani, ci sarà una grande festa a Sappada per il rientro di Lisa. Vado a salutare, sempre festa quando lo faccio, anche Alessandro Surza. Ciao, grazie. Alessandro Surza, vi racconto questo aneddoto. Poco prima di entrare in studio, ha risposto subito, al telefono di redazione. E chi era? Olga, la signora Olga. La grandissima signora Olga. Sì, l'abbiamo promesso che l'avremmo salutata e avremmo riportato il suo malumore. Mi ha detto che è arrabbiatissima perché sabato non abbiamo vinto e quindi, cara Olga, speriamo insomma di andare oggi ad analizzare anche un po' i motivi che hanno portato a questa sconfitta. Però era particolarmente arrabbiata e mi ha detto: mi raccomando, lo devi dire. Allora, ecco, brava Giorgio, che me l'hai ricordato. Mi raccomando, Olga, chiami Surza ogni volta che è arrabbiata. Una bella chiacchieratina la si fa senza problemi. Surza è lì che risponde a ogni vostra perplessità. Assolutamente. Allora, anche non di calcio, cioè se si vuole chiacchierare. Tutto va bene. Si fa per scherzare, però, ragazzi, è durissima. Questo è stato un weekend veramente pesante da tanti punti di vista. Io vorrei cominciare prima di andare dentro la partita, a cercare di concentrarci sui nostri aspetti, sugli aspetti tecnici, tattici, i cambi, la condizione psicofisica, tutto quello che volete, io però vorrei affrontare subito a gamba tesa quello che è il tema di questi giorni e che secondo me è meglio affrontarlo e cercare di chiarirlo, ovvero quello che si è creato tra Cioffi e i tifosi, perché è qualcosa, non lo so, a me sembra un grande equivoco, vi dico la verità, perché non sono ancora riuscita a capire quale sia il motivo di tanta rabbia nei confronti dell'allenatore. Mi sembra un equivoco, ora, a patto che, per carità, i risultati, le partite, ognuno ha diritto di dire quello che vuole, però il vero motivo di questo così rapporto incrinato ancora non siamo riusciti a capirlo. Pare che sia stata questa dichiarazione sulla pressione. Allora, facciamo così. Andiamo a rivedere quella dichiarazione del post Lazio, a risentirla, e quelle che sono state poi le varie fasi dell'ultima settimana fino appunto alle dichiarazioni di sabato, dopo che in qualche modo l'allenatore era stato anche contestato. Vediamo la clip e poi ne parliamo. Siamo felici di avergli regalato una gioia perché è quello che noi vogliamo sempre e quindi le pressioni che noi abbiamo
in casa sono tante, sono troppe, dovute anche a una frustrazione giustificata. Le mie parole sono state strumentalizzate e mal interpretate. Io non ho mai parlato e mai parlerò di pressione ai tifosi. Il pubblico dell'Udinese è un pubblico all'inglese, cioè applaude e supporta fino all'ultimo, poi giustamente paga il biglietto, la città è la loro e quindi noi lavoriamo per la società ma per dare gioia a loro e quindi se fischiano è giusto e noi se accettiamo i fischi. Dispiace sentire che mi attaccano come allenatore e come persona, ma lo devo accettare. Certo. Però ti dico che rimango un po' sorpreso perché mi sembrava essere abbastanza mm-hmm. chiaro. Non lo sono stato, quindi ti dico, io per chiudere l'argomento ho parlato di pressioni interne, io ho sempre parlato di pressioni che metto io. Allora, non so, si è creato un caso più grande di quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, cioè avremmo bisogno forse di un po' di più serenità e armonia, e invece poi si è creata questa situazione di scintille. Non so, mi dite che cosa ne pensate, Giorgio? Comincio io. Allora, io ho sempre detto che il pubblico dell'Udinese, lo stadio dell'Udinese, come andare a teatro, tanto è vero che vedo tanti ragazzi, tante famiglie da anni e questo è stato sempre sottolineato e anche valorizzato e anche espresso positivamente come giudizio da parte del mondo del calcio in generale. C'è stato quel fatto di Magnan che anche ha può aver influito in un nervosismo eccessivo che non riscontravo mai nello stadio e adesso si va, come dire, a sottolineare parola per parola che o il giocatore, nel caso specifico l'allenatore dice, mi sembra che lui abbia chiarito che non ce l'aveva perché quando l'ho sentito anch'io dopo la partita con la Lazio, come dire, ha ringraziato i tifosi che erano a Roma, gli abbiamo dato a tutti un grande, come dire, gioia con questa vittoria, vediamo domenica, anche se in casa abbiamo sta pressione. Insomma, adesso da lì pensare che lui volesse offendere i tifosi o in qualche maniera responsabilizzare i tifosi, io penso, non l'ho assolutamente pensata sentendolo e credo che non l'abbia fatto assolutamente volendo. C'è questa tensione, c'è questa delusione per cui anche una parola, un fatto, un episodio viene analizzato con la lente di ingrandimento e viene anche strumentalizzato. Invece l'Udinese in questo momento ha bisogno del calore del suo pubblico, la presenza, gente piena sempre nello stadio e non soltanto con l'Inter la prossima volta ma anche le altre partite e aiutare la squadra anche da questo punto di vista. Dopo l'allenatore e i giocatori devono fare la loro parte perché in campo non vado io, non va il pubblico, non va l'allenatore, vanno i giocatori. Punto. E quelli hanno una discreta responsabilità. Certo. Allenatore che peraltro, ribadiamolo, è stato confermato perché si era comunque vabbè, non c'è stato, diciamo così, l'idea di esonerarlo, di cambiare strada, l'allenatore al suo posto e si va avanti così. Però ripeto, anche a me, come diceva Giorgio, mi è sembrato tutto un grande equivoco, cioè mi è sembrato che veramente la parola sia stata malinterpretata. Ci sta che tu hai più pressione a giocare in casa perché in casa hai più voglia di vincere probabilmente anche, no? Non lo fai mai perché è successo una volta e quindi la pressione è quasi frustrazione, ecco. È frustrazione, non lo so, cioè, ci stiamo un po' imbarcando da soli in questa situazione? Secondo me sì, Giorgia, perché
io sabato ho definito ansia da prestazione, perché nell'anno 2023, anno solare, sono 12 mesi, noi abbiamo ottenuto 4 vittorie in casa. Sampdoria, Cremonese, Milan e Bologna al 30 di dicembre. Nell'anno 2024 siamo ancora a quota zero. Quindi è chiaro che tu, giocando in casa, hai la pressione, perché quando giochi in casa non si capisce perché, ma devi vincere. Poi in trasferta puoi pareggiare, ma in casa devi vincere. I campi sono tutti uguali, le misure sono le stesse. Questo è il calcio. Ma dai, sta di fatto che tu in casa dovresti, no? Si dice l'apporto del pubblico, eccetera. Quindi è chiaro che, secondo me, le pressioni sono tutte interne, perché il pubblico dell'Udinese è un pubblico semplicemente che è fantastico. Poi ti farò una liaison tra la sconfitta contro il Torino nel 2016 e la sconfitta contro il Torino nel 2024, perché poi ci sono cose molto importanti da dire. Però secondo me si è montato un caso su delle dichiarazioni che, io lo dico sempre, se si potesse, a fine partita io non rilascerei dichiarazioni. Le pulsazioni le hai ancora 180, sei annebbiato dall'entusiasmo, dalla rabbia, eccetera. Sono i contratti. Bravissimo, è vero, Presidente, sono i contratti, devi parlare per forza. Per forza. E quindi magari qualche frase, magari tipo, puoi anche essere frainteso, ma io credo che nessuna persona che conosce l'ambiente di Udine, dall'esterno, figurati dall'interno, può dire che i tifosi mettono pressione, nella maniera più assoluta. No, assolutamente. Anzi, le pressioni sono, secondo me, tutte interne, ed è anche giusto che l'allenatore le metta fino a un certo punto, perché tu dici, abbiamo fatto così bene fuori, è possibile che non riusciamo a vincere in casa? Ecco le pressioni che tu hai, ma attenzione, perché le pressioni possono essere poi altamente negative. Ricordati che io già lunedì scorso ho parlato della famosa partita Salernitana-Udinese, ultima di campionato, quando la Salernitana, con tutti i suoi tifosi, hanno caricato di una, giustamente era l'ultima gara, ma l'hanno caricata di una responsabilità tale che poi in campo c'erano 11 automi, noi abbiamo vinto 4-0, poteva finire 6-7. Quindi attenzione anche alle pressioni interne, parlo sempre, non solo esterne. Sì, sì. Quindi secondo me è stato solo un grande fraintendimento. Feli, dimmi la tua. No, non c'è nessun caso su niente. Sulle sue parole, io parlo da ex calciatore e io so quanto ci tengono i ragazzi, perché ho partecipato a tante, ho fatto parte di tante squadre e tutti ci tengono a vincere davanti al pubblico, tutti. E probabilmente intendeva proprio quello, cioè la pressione sul fatto che non arrivano i risultati in casa e fuori sì. Quindi su questo no, secondo me non ha neanche senso, perché come ho detto già 2 settimane fa, non è l'allenatore, quindi bisogna lasciarlo lavorare tranquillo, perché è tosta, è difficile, bisogna aiutarli soprattutto durante le partite, far sentire l'amore, ma quello sono parole così, perché il pubblico dell'Udinese se l'ha sempre dimostrato. Ci sta a arrabbiarsi, cioè ci sta per il modo in cui hanno giocato, soprattutto perché certo, secondo me non ma hanno. Ma ci sta pure che gli contesti cambio, degli errori benissimo. O delle scelte, per carità. Non è che stiamo qui a dire che va tutto bene, no? Dopo, anzi, no? Va male. Ci sta. Però ecco, poi costruire un caso così anche importante su una parola, magari capita male, dispiace in questo momento in cui invece bisognerebbe un attimo stare un pochino più calmi, no? Nel senso, più cercare tutti insieme di raggiungere un obiettivo. Il momento è molto delicato. Questo è. Poi, ripeto, sì, il momento è veramente delicato. Non è che dobbiamo dire tutti che Cioffi è bravissimo, possiamo dire che qualcosa sbaglia, qualcuno non sarà simpatico, cioè per carità, ma mi sembra tutto nel... No? Poi i risultati non sono straordinari e questo... E chiaramente poi l'allenatore è sempre quello che un po' ha sulle spalle tutto, e questo ci sta, però montare un caso su un'espressione, quello forse è un po' troppo, è forse qualcosa di cui in questo momento non abbiamo tanto bisogno. Esatto. Fammi sentire anche cosa scrivono da casa, poi andiamo avanti. Ti volevo proprio interrompere a gamba tesa, perché ci sono varie idee, come sempre, no? Come ma sempre. Le accogliamo tutte, eh? Le andiamo a pescare tutte. Sì, allora, sì. Stefano ci dice... io capisco che magari qualcuno può anche aver interpretato male, e forse sono anche io uno di quelli, perché insomma Cioffi non ha parlato di pressioni interne, secondo me l'idea era che proprio fosse pesante l'ambiente circostante, e quindi noi che andiamo allo stadio ci siamo sentiti toccati. Questo è quello che dice Stefano per difendere la curva. Poi c'è un altro tifoso, Tony, che dice: io non so, posso capire la reazione, ma non so quanto queste critiche possano far bene appunto all'ambiente. E poi ancora c'è Michael che dice: che abbia ragione Cioffi o che abbiano ragione i tifosi, a me sinceramente interessa poco, di sicuro ci siamo messi il bastoncino da soli nel giro della ruota della bicicletta e ci siamo auto buttati per terra, di sicuro non ha aiutato
dice la questa settimana e io non so perché, ma me lo sentivo che sarebbe andata così. Insomma, ci siamo fatti male da soli. Sì, anche perché poi ricordiamo che quegli striscioni sono arrivati dopo una vittoria in casa della Lazio, in una settimana in cui magari eri portato a stare più sereno, ok? Poi, per carità, non credo che adesso non diamo colpa agli striscioni o a quello che è successo per giustificare la prestazione, no, assolutamente no, perché però ecco, a livello ambientale ti leggo anche questi che sono arrivati in questo momento. C'è uno che dice: io credo che tutto l'ambiente udinese debba ritararsi, perché abbiamo vissuto anni che forse non ricapiteranno più. Dobbiamo abituarci a una realtà in cui probabilmente l'Udinese nelle coppe ce la sogniamo e quindi dobbiamo star vicino alla squadra a prescindere. Un altro dice invece: sarò antico, ma sono ancora legato ai ricordi europei, ne ho pescato proprio due di questi. Vedere la squadra in questo momento così mi fa veramente un male incredibile. Capisco e condivido tutte le contestazioni, perché siamo stufi. Questo è, insomma, no, uno che dice: ma ragazzi, ormai questa è la realtà, dobbiamo capire che ci si può salvare anche l'ultima giornata senza fare drammi. E l'altro dice: possiamo parlare del Milan? Il Milan degli anni 90-2000 ha vinto tutto quello che poteva vincere e adesso sono già contenti di arrivare a secondi, terzi o quarti. Ci sono dei cicli nella vita, magari torneremo in questo momento qua. Il campionato dell'Udinese è questo, i fasti bellissimi, speriamo di tornarci tutti, ragione, io per primo. Ha ragione tutti e due forse. Sì, però dobbiamo guardare il presente, perché l'acqua passata non macina più, cioè guardare i fasti del passato e essere arrabbiati. Capisco la rabbia, ma se io mi salvo all'ultimo secondo dell'ultima giornata per una città di 100.000 abitanti come Udine, credo sia un successo. Ti leggo uno che arriva in questo momento. Intelligente. Sì, secondo me non sarà un successo perché la squadra non è così male. Però ce ne sono anche tanti cattivi, cioè arrabbiati. Come Olga, che ci ha chiamato prima. Io penso, insomma, i tifosi sono innamorati pazzi della squadra e in questo momento si sentono traditi per un milione di motivi. Certo, ma ragazzi, ma non è che si può... Perché neanche noi siamo contenti. Non può essere contento, nessuno è contento, no? Non so, tu mi hai visto sabato contento, Ale? Mi hai visto contento sabato? Non credo abbia visto me contento. Ecco, anzi, abbiamo detto, no? Sabato è stata la peggior partita dell'anno. Quindi nessuno di noi è contento. Anche a livello proprio, come posso dire, emotivo. A livello... È stata veramente una botta che a me non è neanche, pensa che io ero qua, neanche ieri mi è passata la botta, perché mi ha fatto troppo male quella sconfitta. Però io guardo già il primo di aprile. Non so se ce la farai arrivare. Non ce la faccio, mi avrete sulla coscienza. Mi auguro che ogni tanto mi ricorderete. Non dire così. Non dire così. Però Feli, tu hai vissuto i fasti, no? Hai vissuto i fasti e hai vissuto le stagioni difficili. Ora, un po'... Non so, mi sento di sposare entrambe le posizioni, no? Perché un po', se ripensi a quello che c'è stato in un passato non troppo lontano, dici: cavoli, com'è possibile? Dall'altra parte, se prendi un raggio di storia più ampio e soprattutto vedi dove sei, eccetera, eccetera, cosa fanno gli altri, eccetera, eccetera, dovresti dire: ma in fondo, no? Allora, come si fa a mettere d'accordo queste due anime? Io ho vissuto le stagioni che l'anno prima ci siamo salvati la quintultima partita e l'anno dopo eravamo in Europa. Quindi sì, calcio così. E non tantissimi cambi, non tantissimi innesti, diciamo così, importanti, c'era già quelli. È una cosa che va da stagione a stagione, però io credo che in questo momento qua l'Udinese, ho visto negli ultimi 10 minuti, 20 minuti, un quarto d'ora più o meno, che ha cercato di più la palla lunga, cioè naturalmente dovevamo cercare di recuperare, può essere anche quella, cioè non bisogna per forza cercare sempre e poi arrivare in porta. Va bene anche buttare la palla lunga là su Luca, c'è a due metri, porca miseria. Sono squadre che prendono attaccanti così, cioè il Monza ha preso Djuric, cioè per dire, no? Come alternativa al suo tipo di gioco. Ma sì, ma bisogna usare, perché l'importante è vincere le partite, il modo non mi interessa, l'importante è vincere e non prendere gol e segnare. Quindi secondo me l'Udinese è questa, e probabilmente gli avversari ci hanno capito troppo, troppo bene, siamo troppo prevedibili, troppo. Posso dire e in questa partita si è visto proprio la mancanza proprio di gambe, secondo me proprio mentalmente, dopo una vittoria come quella con la Lazio io me l'aspettavo, almeno non si riusciva ad accorciare bene, non si riusciva, c'era il Torino che arrivava sempre prima in tutti i reparti, e questo secondo me non deve mancare in una squadra che deve salvarsi. Giorgio? Sì, dopo ritornerò sulla parte tecnica,
Mercoledì inauguriamo presso il Palazzo del Consiglio regionale, quindi la massima assemblea regionale, la mostra delle società centenarie, cioè che hanno compiuto 100 anni nella nostra regione nel 2020, perché l'avevo fatto per, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Ovviamente l'Udinese è uno di questi. Io ho anche giocato nelle giovani di UNESCO, come sapete. All'epoca erano di 20 anni che siamo stati in Serie C. Certo. Serie C. Certo. E io vado a vedere tutte dai 120 passa anni che l'Udinese ha di storia, non è sempre stata in Serie A, è stata anche in Serie B e in Serie C. E diciamo ai tifosi di Udine, ma soprattutto dell'intero Friuli, anche della Bisiaccheria, anche del Pordenonese, venivano a vedere questa squadra. Allora, adesso non è che dobbiamo ridimensionarsi o io devo fare il filosofo, il buonista, però insomma ci sono, intanto dobbiamo essere contenti che da 29 anni siamo in Serie A, 30 anni consecutivi. Con grandissimi risultati, ero anch'io a vedere ovviamente le partite di Coppa qui nel vecchio stadio Friuli. Adesso abbiamo questo bellissimo impianto, da anni siamo in Serie A, siamo una società considerata, per quanto mi riguarda, a livello anche alto, come posso dire, insomma, delle altre società, ma anche a livello europeo. Adesso bisogna stringersi attorno alla squadra. Lo deve fare la società in primis la società, i suoi dirigenti, e poi l'allenatore deve tirar fuori, come posso dire, le situazioni che possono aiutare questa squadra a non soffrire fino alla fine, perché mi sembra che le ultime tre partite potrebbero essere tre scontri diretti alla morte. Sì. E allora bisogna arrivare prima, e come diceva Filippo, che dico anch'io, che sono un scarso balloner come mi considero, bisogna vincere, punto, come? Giocando, ma dai, guarda il Frosinone, che gioca molto bene il Frosinone, molto bene, infatti andrà in Serie B. Ecco, l'Udinese è un due scarpate forse. Ti vogliono bene a Frosinone. Anche come il partito arrivavo là, no? Evidente. Ma no, perché io sono anche amico di Francesco, mi piace sentir vedere e gioca e prende sempre tre balini. Ma insomma, non, questo non è il calcio. Per giocare, prima non devi prenderle, dopo se riesci a fare uno vinci la partita. Allegriano mi sembra. Lui stesso. Cosa? Già mi sembra che hai una filosofia. No, adesso sta parlando di Allegri. Della Juve, perché sennò mi rovini la serata. Allora no, perché dovrei essere ancora più arrabbiato io, perché metti quel, metti quell'altro, se penso che la Juventus un mese e mezzo fa giocava per vincere, no? Vi ricordate sì, campionato con l'Inter? Certo. Adesso è a meno non so quanti, che siamo sotto zero, bisogna mettere il cappotto, e quindi, però il calcio è questo, dai, bisogna prenderlo un pochettino. Secondo me qualcuno, anche tra i tifosi, si prende troppo seriamente. Il calcio è bello perché bisogna viverlo anche serenamente, con gioia, con entusiasmo, con arrabbiature, ma prendersi un po' anche, come, capisci cosa voglio dire? Un poco. Poi quello che diceva Filippo dei grandi tempi che ha giocato anche lui, eccetera, adesso è cambiato anche il calcio, anche rispetto a 10 anni fa, rispetto a 12 anni fa, 15 anni fa, è cambiato, ma molto il calcio. Pensate a tutto ciò. Io ancora sono arrabbiato nel vedere il campionato del mondo in Qatar. Adesso pensa che a dicembre li dovrò vedere in Arabia Saudita, se Dio mi dà la salute. Ecco, per dirti, sono ancora arrabbiato di quella roba lì, per dire com'è cambiato il mondo del calcio, è cambiata anche la società, tra l'altro. È così, è assolutamente così. Va bene, questo non so se voglio chiudere sull'aspetto ambientale e poi entriamo negli aspetti tecnici, tattici. Sull'aspetto ambientale, in realtà, più di tanto il discorso che fa per esempio Max da Gran Canaria, io posso essere d'accordo, dice di esultare salvandoci l'ultima giornata, ma credo che qui dentro, penso intenda dentro l'ambiente tifosi, nessuno stia pretendendo lo scudetto, chiediamo solo di lottare, vedere una prestazione degna, a prescindere poi da successo o sconfitte, saremmo i primi ad applaudire anche in caso di KO, però vogliamo vedere una squadra che sabato non si è vista. Uno scrive che stavano pascolando in giro per il campo, ed è un po' l'idea che avevamo avuto anche noi sabato, quindi chiedono una prestazione degna, poi si può vincere e perdere, ma una prestazione che effettivamente sabato non c'è stata. Come spieghiamo, Feli, la prestazione di sabato?
Come ho detto prima, erano, cioè non c'erano, cioè, non cioè nel senso, sì, tenevano la palla, ma a parte la velocità, ma in sintesi, proprio per raccontare la partita, ci hanno messo tanto in difficoltà il Torino, per come si sono mossi, per come ha scelto anche l'allenatore e i giocatori. Noi non riuscivamo a, sì, a pressarli, non riuscivamo a creare spazi per attaccarli. E poi hanno trovato il gol dopo 10 minuti, così diventa ancora più difficile. Però secondo me proprio non avevamo tante idee. Cioè, quella è una cosa che vedo proprio. Sì, abbiamo provato, cioè con Pereira che veniva dentro ogni tanto, che provava a venire a prendere la palla, anche Toven, però poco, cioè poco. Tutto molto, molto lineare, molto scolastico. E quello ormai le squadre, soprattutto il Torino, che è abituato a giocare uno contro uno, molto forte, cioè diventa difficile. Cioè, Toven è stato marcato a uomo. Senza niente di che. No, insomma. Ma neanche quello, probabilmente proprio. È stato detto di fare certi movimenti da sempre, cioè nel senso, e quindi hanno detto ok, allora, però se non riesci a sfondare, se non riesci a creare spazi, sono loro in campo, non è l'allenatore. Perché ho avuto tante volte allenatori che mi dicevano guarda, fai così perché loro fanno così, ma facevano il contrario, non è che continuavo a fare quello perché ero io in campo, quindi cercavo di fare qualcosa di diverso. Questo secondo me è una cosa proprio dei giocatori. Infatti Giorgia, io vorrei dire questo, perché noi parliamo sempre di agonismo, sudare la maglia, la prestazione, bellissimo tutto. Il calcio è fatto di tattica e di tecnica come prima cosa, e la partita tatticamente l'ha vinta Juric, perché lui ha fatto delle cose e possiamo anche tranquillamente vederle, e noi non siamo riusciti a prendere e a trovare le contromisure, perché è bello dire si corre, però il fatto di mettere un giocatore esterno alto come Vojvoda nel braccetto di destra, quindi un ruolo completamente che l'aveva anche già fatto, ma non con così tanta continuità. Il fatto di mettere Rodriguez a uomo sul Tucu Pereira, perché chiaramente ci conoscono, sanno che il Tucu è uno che cuce gioco, e Pereira l'hanno disinnescato. Wallace, molto bravo a fare da frangifrutti davanti alla difesa, ma non avendo riferimento perché Vlasic faceva la terza punta e Bellanova faceva la quarta punta. Mazzino sotto bene. Ecco, noi siamo stati disinnescati. Il problema dove è stato? Che noi non abbiamo trovato le contromisure. Certo. Perché certo. Io preparo la partita, però poi in campo devo trovare anche le contromisure. Io ho detto, proviamo a portare il Tucu in mezzo al campo, spostiamolo dalla fascia, facciamo un 3-4-2-1, vediamo se Rodriguez segue il Tucu o se invece Rodriguez rimane largo e il Tucu rimane senza marcatura. Proviamo! Cioè, proviamo a ogni azione. A fare qualcosa. E invece purtroppo, secondo me, non abbiamo trovato le contromisure. Okay. E quindi il Torino ha impostato la partita e secondo me l'ha vinta anche in maniera troppo facile. Andiamo a vedere qualcosa al touch. Infatti, perché stavo per dire, ma stai parlando di me. E allora io ti ho preparato, caro Marco. Ma io veramente. Caro Marco, ti ho preparato il touch su come il Toro è andato a vincere, come hai detto tu, veramente troppo facilmente. Troppo facile. La partita, perché il Torino ha capito, e Juric poi in realtà nel post partita lo ha detto, io ho visto le partite dell'Udinese, intanto continuano ad arrivare messaggi e questo non mi permette di andare ad aprire il touch, eccoli qua. Dategli 3 secondi di tregua, adesso potete riscrivere. Sono tutti arrabbiati. Praticamente il Torino ha costantemente attaccato sulla nostra fascia di destra, no? Prima ancora che il Tucu venisse spostato, con Okereke che è stata la mossa che veramente ha rotto probabilmente gli equilibri, Pereira in difficoltà sulla destra, prima una grande occasione sempre per Okereke, un cross messo fuori. Il Torino ha fatto la partita capendo che bisognava puntare quella giocata qua, anche qua il lancio per Okereke che continua a fare il movimento, poi qua in questo preciso caso la prende fuori gioco, ma era un continuo Okereke che dal centro andava a buttarsi sull'auto di destra, poi per assurdo il gol è nato dall'altra fascia, ma il Torino ha fatto 15 attacchi sulla fascia di destra di difesa dell'Udinese, questa è l'occasione più clamorosa con un Okoye straordinario che poi se volete andremo a rivedere nel dettaglio. Juric l'ha proprio detto, io ho visto che Pereira è fortissimo, ma nel momento in cui viene attaccato, giustamente qualche cosina può concedere. Quindi l'ordine era creare densità dall'altra parte e andare sulla nostra fascia destra. Solitamente chi gioca vicino a Duvan Zapata nel Toro? Sanabria. Bene, grazie, volevo così solo per conferma. Okereke che ha giocato sabato. Cioè, capisci quando si preparano alcune cose? Ma ci sta, è come giocare a scacchi. Lui fa una mossa e io devo trovare la contromossa. Non posso subirla e basta, no? Perché dalla parte destra c'è un bucato. Scusa, Giorgio.
c'è un messaggio che merita di essere letto. È una battuta: invece di battere il toro siamo andati in vacca sabato. E quindi complimenti, la dovevo leggere, che mi ha fatto morire da ridere. Allora, questo è Michele che c'è per sdrammatizzare un po', ha proprio ragione. Non vogliamo ovviamente ridere della prestazione, ma almeno battuta è carina, dai. Sì, ci sta, va bene, sorridiamo. Però, insomma, tutte però queste annotazioni tecniche, tattiche che mi fate voi, però in qualche modo mi coinvolgono l'operato di Cioffi in questa partita, no? E quindi anche qui dobbiamo un attimo andare ad analizzare. Poi c'è stato l'episodio dei cambi che lì ha fatto arrabbiare tanti. Questo è un tema che toccheremo tra poco, perché alla fine comunque... Ora, lasciamo perdere quello che dice, i cori, le cose, no. Però andiamo a valutare che cosa può darci di più la squadra in questo momento, 9 partite in cui ti giochi la vita, e che cosa può darci di più l'allenatore. Perché sono due protagonisti di quella che dovrà essere la nostra corsa alla salvezza. Prima però, prima di entrare in questo merito, in questo, voglio sentire la vostra anche da chi ci sta seguendo da casa, voglio anche far entrare il Poma. Voglio far entrare il Poma, guarda, buonasera, ti metto qui. Buonasera Giorgia. Io ciao, ti bacio Poma, sempre, perché so che... Ti bacio. Saluto Alessandro, saluto il portiere degli ospiti. Non mi bacio, sono l'antica. Buonasera TV12. Allora, prima insomma che ci fai vedere chi ci hai portato stasera, chiamiamo qui e riempiamo il nostro studio anche con i tifosi. Insomma, l'aria è stata un po' pesante dopo la partita. Che tipo di aria si respira in città? Cosa capti, tu che sei uomo di città? Capto che la gente è molto molto arrabbiata, purtroppo, e se è arrabbiata c'è un motivo. Sicuramente la prestazione è stata molto deludente sabato, e ci aspettavamo qualcosina in più. Visto quello che avevamo fatto all'Olimpico contro la Lazio, ci aspettavamo veramente il coltello tra i denti, e quello non c'è stato, perché poi si può anche perdere con il Torino, però come diceva il telespettatore, insomma, siamo andati in vacca e questo non va bene. Quindi faccio un saluto veloce a Gabriele che ci sta guardando, Giorgia. Va bene. Gabriele è sempre presente. Lo salutiamo anche noi. Allora, prima di andare avanti nelle nostre analisi, ci dici che ci hai portato, perché è importante sottolineare questo aspetto. Allora, tutti sono arrabbiati, tutti. Però c'è già un fermento, una preparazione per la trasferta a Reggio Emilia importante, quindi guardiamo anche un attimo l'altra parte della medaglia, no? Che poi ti scoraggi, ti arrabbi, ma poi prendi la corriera, la riempi. È vero, cara Giorgia, perché comunque i nostri tifosi si possono arrabbiare, però amano sempre i colori bianconeri e sono già pronti per insomma rimboccarsi le maniche e affrontare la trasferta del 1° aprile, proprio la trasferta di Pasquetta. Saremo in tantissimi, oltre 500 persone, e questa sera con noi ho portato direttamente dalla città del Mosaico, perché oltre al Mosaico è famosa anche per questa super donna dell'Udinese Club di Spilimbergo, Renata, insieme a Sofia e insieme a Mario. Eccoci qua, accomodatevi. Ciao Renata. Bellissima. Ciao bella. Ciao, ciao. Eccoci qua, accomodatevi. Oh, adesso siamo in più e siamo già più felici. Ci sembra già di stare meglio. Tutti vicini vicini, guarda che bello, Renata, che domenica avete passato? Non parliamo del sabato. Microfono Renata, microfono, Lasciamo perdere. Fammi una domanda di riserva, per carità. Infatti non ti ho chiesto di sabato, ti ho chiesto di domenica. Un po' meglio domenica. No, sono stata tutto il giorno in letto a maturarmi da sola la rabbia. Bene, è passata un pochino? Sì, sì, cosa vuoi che ti dica? Io sono un po' come il pulcino nella stoppa, no? Iada tira fuori Hulk. Iada tira fuori Hulk. E quindi prepariamoci per Sassuolo e Udinese, sperando che. Ti dirò che noi avevamo già la corriera prima della trasferta di Genova. Se non che poi quando è venuta fuori la notizia che si giocava di lunedì, mi sono trovata senza corriere con 12 persone che venivano via, e quindi mi sono andata a cercare se c'erano altri club che magari ci si poteva unire. Fare almeno una corriera, e abbiamo trovato con Fagagna e con il Selminson, e alla fine della giostra ci siamo trovati talmente tanti che loro faranno la corriera e noi faremo la nostra. Quindi era impossibile, pensare. Credevate di dovervi unire, invece si fa una corriera a testa. Sì, e continuano a chiedere, cioè è veramente, bisogna dire che il tifoso vero dell'Udinese
ha una forza incredibile. Vai avanti sempre sperando. Io vorrei che sperare non volesse dire poi un'altra cosa. Un'altra cosa. Okay. Speriamo di mungerla questa vacca lì a Reggio Emilia. Speriamo. Anche perché, come ti ripeto, io sono dell'idea che A, B o C non me ne frega niente, basta che ci sia l'Udinese. Però giustamente. Se A è meglio. Sì, d'accordo, però. Voglio dire, ma l'amore sì, è sempre quello. Qualcuno si lamenta, dice: ma come fate? Fate abbonamenti, fate qua, fate là. Dico, la fede è una: c'è sì, chi sì, va in chiesa a pregare, io vado a vedere l'Udinese. Giusto per mischiare sacro anche, e profano. A proposito sì, di chiesa, dobbiamo salutare qualcuno che prima o poi verrà in trasmissione. Il prete. Il Don. Il Don. Lo salutiamo. Sì, sì, ciao Don Launus. Un bel tipetto anche lui. Bene, insomma, ci avete un bel po' di carattere a Spilimbergo, sì, sì, abbiamo capito. Va bene, allora torneremo tra poco perché vogliamo anche conoscere gli altri due membri del club che ci dicono essere fondamentali. Uno fa il cuoco, per esempio, giusto? Sì. Beh, lui, e oggi quindi l'abbiamo sottratto vuoi dal suo divano. Vuoi che il Poma non porti il cuoco? Lui è il titolare della nostra sede. Ok. E ci dà una grossa mano quando andiamo in trasferta, perché se non avessi lui, io sarei praticamente soletta. Ok, quindi soletta. Lui cucina, Mario. Lui cucina. E invece Sofia è un po' rappresenta le nuove leve. Eh certo. Una futura calciatrice, cara Giorgia, Ha iniziato a 5 anni, ne ha solamente 10 adesso ed è fortissima. Una colonna portante di Spilimbergo. Ecco, quindi tu giochi e tifi. Sì. Sì? Sì. Ok. Chi ti ha trasmesso la passione per l'Udinese? Mio padre. Tuo papà ti ha portato lui allo stadio, quindi le prime volte? Anche la mamma, tutti e due insieme. Tutti e due insieme. La famiglia. E quanti anni hai sono che vai allo stadio? Da quando eri piccola? Non tantissimo. Non beh, perché non ne hai tantissimi di anni. Quanti no, ne hai, Sofia? 10. 10, ok. Va bene. Da 8 anni allo stadio. E quest'anno ti arrabbi anche tu allo stadio? No. Brava. No, vedi i bambini. Lei vuole bene a tutti, ha detto. Lei vuole bene a tutti, non ha un preferito, lei vuole bene a tutti. Lei vuole bene a tutti. Va bene. Però insomma è più bello esultare per le vittorie, no? Sì. In quale squadra giochi? Spilimbergo. Con lo Spilimbergo. Spilimbergo. Coi ragazzi anche, con maschietti sì, insieme. In quanti ragazzi siete in quella squadra? Solo tu o anche? Ce n'è anche un'altra. Quindi siete due? Sì. Gli picchi ogni tanto se serve? Non tantissimo. Beh, no, bisogna picchiare, dai, non stai preoccupati. Sono d'accordo, bisogna farsi valere, Sofia, non ti preoccupare, vai. Va bene, allora, torniamo un attimo alle cose tecniche e alle immagini. Vogliamo arrivare a quello che di cui parlavamo prima, al metto esibue, tolgo esibue, la chiamo così. Arriviamoci. Per tasto, capire, tasto dolente. Metto esibue, tolgo esibue. Tasto dolente, direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo. È un tasto dolente. Allora, questo è al 29esimo, il buon Kingsley che si sta scaldando. E siamo andati a pescare l'esatto istante in cui gli viene comunicato che deve entrare in campo. Non se lo aspettava nemmeno lui, perché dice: ma io adesso, ok, e allora finisce lo scattino e entra in campo. Un minuto più tardi subentra a Pagero, altra situazione in cui più di qualcuno ha detto: se proprio bisognava fare un cambio non avrei tolto Martin Pagero. Comunque va a destra Esibue, scala sul centro-sinistra Lovric e scala sul centro-destra Pereira. Poi la partita di Esibue dura la bellezza di 30 minuti, neanche 25, perché nonostante lui non abbia fatto male in realtà, noi qua lo vediamo scendere, fare una discesa sulla destra, prova un traversone, viene murato, poi allora prende palla al piede, prova a puntare l'avversario e prova a creare qualche pericolo. Sulla destra l'Udinese non era riuscita effettivamente a pungere, prova a farlo anche 2 minuti più tardi. È stata una partita in realtà neanche così negativa di Esibue, o meglio, non è stato di sicuro il peggiore tra tanti che hanno fatto quello che volevano fare. Questo è l'esatto momento in cui Cioffi decide di cambiare Esibue. Minuto 44-32, entrato da 14 minuti e mezzo, va a fare questo fallo che non viene fischiato per la regola del vantaggio, ma che poi gli costa il cartellino giallo. Lui dice no, invece ovviamente probabilmente l'ammonizione ci poteva anche stare. Però la sensazione è che comunque Kingsley con quel cartellino riuscisse a convivere tranquillamente, non dava la sensazione, come invece è successo altre volte, di essere a rischio espulsione. Cioffi l'ha pensata diversamente e quindi al minuto 58 toglie Esibue e mette Feste Bosele, che comunque ha provato a fare anche lui qualcosina senza cambiare l'inerzia di una partita che era già ampiamente segnata. Nel post partita, e chiudo, Cioffi dice: sono stato criticato
più volte, perché ho lasciato in campo un giocatore ammonito che puntualmente poi è stato espulso, ho voluto evitare che ricapitasse. E chi gli aveva posto la domanda gli aveva poi sottolineato il fatto che non tutte le ammonizioni sono poi evidentemente da sostituire. Lui ha detto: per me rischiava il rosso e quindi ho scelto di evitare, perché se poi lo lasciavo in campo e veniva espulso, non so che cosa insomma mi avrebbero detto, e quindi ho tagliato quindi la testa al toro. Dei precedenti, esatto, dice: aspetta, stavolta mi tutelo e lo tolgo subito. Colpa di Tavian, però, perché ha mescolato talmente troppo le carte questa volta il mister, che c'è stata un po' di confusione. Colpa di Tavian. Marcone, nel momento in cui Pagero veniva sostituito, lo devo dire, ha detto: non vorrei che questa sostituzione ci creasse un po' di disordine. E forse è stato così. È originale, cioè, Giorgia. Al 34esimo del primo tempo, sì, non, o fai un cambio fisico, oppure, visto che siamo sotto 1-0, fossimo 3-0, faccio due cambi. 1-0 devo ancora capire come stanno andando le cose, quindi arrivo almeno al 45esimo, punto primo. Punto secondo, non era un problema della fascia, il problema noi abbiamo sofferto in mezzo al campo. Quindi bisogna trovare una soluzione in mezzo al campo. Vero, tu mi dici che sposta il Tuco in mezzo al campo, ma non era quello il problema. In più Martin Pagero, con la sua corsa, col suo modo di giocare, era un incursore, io non mi sarei privato di lui. Il problema è stato che lì ci siamo incartati su quel cambio, perché poi nel secondo tempo, guarda caso, lo sostituisci per l'ammonizione. Però qua, perdonami, io non voglio far polemiche, ma a Genova abbiamo detto tutti quanti: tiralo fuori, non è uscito, e Christensen, poi erano due ammoniti, no? Zanetti, sì, e Christensen, uno dei due, e io avrei tolto Christensen anche per la prestazione, non solo per il cartellino. E poi è andata come è andata. Su Ebosele era quasi scritto, no? Anche per il modo di giocare, che ha Festi, molto irruente. E Zi, secondo me, poteva gestirsi quella munizione, ma sta di fatto che il problema è, secondo me, che i cambi non ci hanno portato niente. Questo è il grosso problema. Soprattutto poi ti bruci uno slot e un cambio. Questo è il fatto. Al 34esimo primo tempo. No, come dici tu, da casa, perché in questo momento abbiamo toccato questo discorso e ci hanno scritto Martino, ci ha scritto Jessica, ci hanno scritto tutti dicendo: se proprio vuoi fare un cambio al 30esimo, allora io, ma tutti l'hanno detto, lo stesso nome, Wallace, che era fuori giri, ecco, bravo, piuttosto tolgo Wallace, metto Sarraga, che è più di palleggio, e se proprio vuoi cambiare qualcosa a destra, sarebbe insomma stato anche semplice invertire semplicemente Lovric e il Tuku, tanto per fare un quarto d'ora per arrivare all'intervallo. Anche Lovric poteva darti una copertura lì, che l'ha fatto Firenze più volte, esatto, con Cioffi. Si è voluto complicare un po' la situazione, si è un po' incartato. No, il problema Wallace, e ti spiego, poi chiudo il discorso. Wallace è, lo sappiamo benissimo, è un frangiflutti, è un pretoriano, è inamovibile. Ed era ammonito anche lui, eh? Però la partita ha detto che Wallace, in questa partita, non avendo i riferimenti, si è trovato un po' spaesato. Quindi abbiamo Oriol Zarraga, tra l'altro al 7º, 8º, 9º cielo, perché ha fatto gol domenica contro la Lazio, proviamo lui, oppure proviamo Lucky Samardžić. Cioè, proviamo a cambiare qualcosa. C'è un altro tema, ragazzi. Parleremo anche di questo. Come dicevo la settimana fa, bisogna un attimo decidere cosa fare di Samardžić. Possiamo parlare anche di Samardžić dopo. Volevo parlare con Felipe, che è anche stato un esterno. Non amava. Sì, lo so, ogni volta che te lo ricordo ti prende male, no, però sei stato un esterno. Io giocavo dove mi chiedevo. Ho letto in questi giorni, non mi ricordo su che sito, chiedo scusa se non mi ricordo, un titolo tipo l'ossessione dei quinti, una roba del genere. Okay. Ed è un po' così, perché quelli che vengono cambiati sono sempre per gli primi, esterni. Sono sempre gli esterni. Beh. E cioè è una cosa che succede sempre. Ma c'è dispendio di energia importante, sì, perché il quinto veramente devi dare una mano dietro. Devi seguire l'azione e tutto, però secondo me la scelta di Cioffi ha detto: ok, stiamo soffrendo su quella fascia lì, e quindi lo cambio subito. E pensava, secondo me, sempre secondo me, che Pereira a metà campo avrebbe comunque dato un qualcosa in più. Credo che la scelta, secondo me, poteva farlo anche prima, secondo me, cioè il fatto di mettere, insomma, di cambiare Pereira e metterlo in mezzo. Sì. Però non ha portato quello che si aspettava. Ok, quindi sulla, tu dici, fascia, un senso c'era. Sulla fascia è stato ha tappato, diciamo così, il buco, diciamo così, che poi dopo non è che abbiano creato. Sì, è vero. E quindi è una scelta del mister che poi alla fine sulla fase di costruzione l'abbiamo avuto poco. Ok. Quindi secondo me è giusto quel cambio lì, di mettere un esterno, perché poi ha visto che comunque spingevano di lì,
non ha giocato Sanabria, Okereke stava andando molto bene, quindi ha cercato di fare quello. Il fatto di cambiarlo ha fatto bene anche perché non è un giocatore esperto, non è un Pereira che comunque se prende una munizione gioca tutta la partita. Quindi gioca tu sposi, non vedi delle cose strane che ha fatto? No, secondo me no, secondo me poteva tenerlo qualche minuto in più forse, perché ha cambiato al 55esimo, però serviva qualcuno di non a rischio, perché era tanto il contatto fisico, diciamo così, nelle partite giocando contro il Torino, e quindi rischiava di prendere un altro giallo e da lì si finiva, perché già in parità numerica avevamo difficoltà, con uno in meno sarebbe stato ancora più dura. Ok, quindi non sei d'accordo con Tavian quando dice che non tutti i gialli, tutti i giocatori col giallo sono uguali, in sostanza. No, certo, sono vetture, Giorgio ci sta. Non tutti, infatti. E infatti ho spiegato, se è un Pereira, io ho giocato tante gare con la munizione, altri erano sostituiti subito, però io avevo il mio tipo di carattere, il mio tipo di gioco, io ero uno che leggevo bene l'azione, lui è più veloce, può essere che capiti come è capitato con Bosele, che arriva in ritardo perché pensa di arrivare, poi prende un altro giallo e quindi ha cercato di evitare, secondo me ha fatto benissimo. Quindi non c'è questa ossessione dei quinti, è una cosa che è normale, voi dite, perché il quinto corre più degli altri ed è normale che siano sempre i primi ad essere cambiati, che ci sia un ricambio continuo. I primi cambi sono i quinti. Non è il fatto carta, che cioè... dici non ho ancora trovato, no, forse assolutamente, Giorgia. Il l'assetto quinto, che mi va meglio. Ha spiegato bene Feli, è un dispendio di energie stratosferico, perché non cambi i centrali a differenza dei quinti? Hanno un altro tipo di lavoro e quindi il quinto... dopo 55-60 minuti fatti in una certa maniera è veramente lui ha 100 metri di campo da coprire, sia quando siamo sopra che quando siamo sotto, quindi, e lo chiedo ogni volta, per quello non mi piaceva giocare lì, il dinamismo del quinto, Giorgio, non è il dinamismo del centrale, si sta meglio al centro la fase difensiva la facevo bene, però là davanti ogni tanto accompagnavo, si sposta il pallone e lui tranquillamente comincia a stringere il campo, no? Ma il quinto va a 300 all'ora, quindi quello no. Sui cambi io rimango dalla mia idea, bruciato un cambio perché poi abbiamo avuto due slot nel secondo tempo e siccome è sfruttati male anche quei due slot dal mio punto di vista, poi giochiamo a fare il fantallenatore, per amor di cielo, ora non abbiamo la controprova, quindi quindi tu un po' sui cambi, io sui cambi non sei d'accordo. No, non mi trovo d'accordo neanche sul primo cambio di Pagero, perché io al 34esimo il cambio non te lo faccio, sposto Sandri Lovric sulla consiglia esterna, mi porto il Tuco in mezzo al campo, ma io avrei fatto delle altre cose, anche per vedere dall'altra parte cosa faceva Juric, anche se c'era Paro in panchina. Cioè, l'allenatore, sono le mosse e le contromosse, no? Lui è stato bravissimo a prepararla, io provo a fare qualcosa di diverso. Ci metto la mia punta esterna, ci metto Tovin su Vojvoda. Voglio vedere se il Torino esce di là. Dico una cosa tanto per dire, no. Giorgio, che dici su questa cosa dei cambi? No, a proposito dei cambi e sul discorso anche delle munizioni, mi ricordo che l'altro anno, in particolare due anni fa, Inzaghi, allenatore dell'Inter, era criticatissimo perché ogni volta che c'era la munizione calava, come dico, e metteva dentro un altro. Allora voglio dire, mettiamoci d'accordo, adesso non fa più sta roba, no, ma per due anni sto povero Inzaghi era massacrato con questo discorso del cambio o non cambio. Cosa volete che vi dica? Ogni partita ha la sua lettura, eccetera, probabilmente quello che dice Tavian, io non ho visto. Sai cos'è molto... che quest'anno vince, quindi ecco, va bene tutto. Sì, ecco, capito. Ma ricordiamoci l'anno scorso con l'Udinese, vi ricordate? Sono 1-1, ha munito subito via. È uscito Mkhitaryan e Bastoni, sono entrati Di Marco e Çalhanoğlu al 30esimo del primo tempo. Sì. Sul risultato di 1-1. Quindi, tra l'altro, Bastoni aveva appena sfiorato il gol di vantaggio, se vi ricordate. Ha portato l'Inter nella finale del Coppa dei Campioni, l'altrane. Sto anno stravince il campionato. Mi fermo qui per dire che tutto opinabile. Soprattutto quando siamo seduti a guardare da fuori, facilissimo. Delle mille opinioni il giorno dopo, Giorgia, è ancora più facile il giorno dopo, sì, perché leggi i giornali, tutte le televisioni, sai come è andata la partita e quindi cosa ci scrivono, Ale, di la verità, allora intanto ovviamente che siamo troppo buoni, che stiamo difendendo la squadra, che dobbiamo dire insomma che
non è stata assolutamente una gran partita, che non bisogna stare lì a parlare dei cambi, la partita è stata persa dopo 30 secondi, ci scrive Luciano, potete anche dire, ci dice, che non siamo in grado di giocare con il coltello tra i denti. Poi ci scrivono, a proposito di coltello, che a Spilimbergo si è famosi anche per i coltelli, quindi un tifoso ci invita a regalarne 11 ai giocatori. È Magnago, lì è Magnago. E infatti, allora, per me, un tifoso ha scritto, Spilimbergo è famosa anche per i coltelli, e quindi io ho detto, magari anche Spilimbergo, oltre che Magnago, però il messaggio è quello. Quindi, ragazzi, niente coltelli per i giocatori. Caro, non mi ricordo come ti chiami perché ti ho perso, ma... adesso ti ritrovo, niente coltelli per i giocatori, per il Mosaico e per l'Arenata, esatto, è famoso, esatto. Spilimbergo. Allora Spilimbergo, aspetta, adesso mi ha fatto fare una figuraccia, adesso chi è? Tony, ma cosa mi dici che Spilimbergo è famoso per i coltelli? Allora, comunque il discorso è, tornano sempre lì, Cioffi ha fatto quei cambi perché è andato in confusione, questo è il messaggio. Beh, che può essere giusto, che... Allora, vi sembra un allenatore in confusione? Cerchiamo di, cioè, nel senso, magari non lui, anche la situazione generale che magari ti può portare a perdere e delle sicurezze. Sarraga, no? Anche Sarraga è un chiodo che viene battuto. Sarraga. Un tifoso ci scrive, ma scusate, squadra che vince non si cambia, battiamo la Lazio, facciamo la vittoria numero 4, non la 19esima, sì, però, in campionato, cioè, perché non riproporre la squadra che aveva fatto bene a Roma? Perché questa noi è la domanda abbiamo di detto tifoso. A Roma abbiamo detto che Wallace è imprescindibile, allora non possiamo, cioè, adesso è facilissimo dirlo, io vorrei chiedere a qualcuno di noi, io per primo, io Wallace l'avrei schierato col Torino, adesso è facile dire avrei fatto giocare Zarraga, però cerchiamo di essere onesti intellettualmente, io alle 14.59 con me Wallace gioca sempre, magari alle 15.01 decido di toglierlo, ma alle 14.59 con me Wallace gioca. Perché scusa, se lo diciamo, cioè, mi sembra un allenatore dire... tu in confusione, se alle 59 lo metti, alle 01 lo togli. No, John, cerca di capirmi. Sì, Wallace, tu puoi chiedere a qualunque tifoso, ha detto i lavori, se col Torino Wallace deve scendere in campo o se gioca Zarraga. Io penso tutti, poi magari chiediamo anche a Feli e anche al presidente, se l'avessero schierato io credo di sì. Poi, ha giocato una buona partita? No. Beh, il campo che me l'ha detto, io prima non lo sapevo, adesso qua tutti dicono era meglio mettere in campo Zarraga. Poi no, se tu mettevi in campo Zarraga e non avessi fatto giocare Wallace, Dio ce ne liberi però. Io è facile adesso vorrei andare a leggere il fumetto di Felipe. Felipe sta ascoltando, sta pensando. No, vorrei leggere il tuo fumetto. No, non potrei dire quello che penso. Devi dire quello che pensi. Sono discorsi da bar questo di qua. Cioè... se fosse questo, andavamo in Champions League, vincevamo. Cioè, a me non piace neanche commentare tanto queste cose, Giorgio, sinceramente. Allora dici la tua. Ma guarda, si gioca e basta, è forte, soprattutto giocando col Torino, al di là di una partita giocata male, cosa stiamo parlando? Lui è il perno, insomma, dell'Udinese, non sta attraversando un buon momento, ok, è opinabile, però come fisicità, come aiuto alla difesa, come tutto, deve giocare. È anche il capitano, punto, no? Dopo Pereira. Anche vice capitano, quindi... vice capitano. No, è uno... spogliatoio, tutto, dai. Sì, penso. Quando le cose vanno male tendi un po' a smontare tutto, però sono d'accordo anch'io che certe certezze le devi avere, no? Sì. Certe certezze le sono imprescindibili e le devi avere, perché ogni volta smonti e rimonti tutto diventa... Siamo qua. Siamo qua. Allora... prima di andare in pubblicità, ci andremo tra poco, e lasciare andare Giorgio, forse anche Sofia che dovrà andare a scuola domani. Sì. Sì. Beh, certo, magari ecco, abbiamo ancora un collegamento in sospeso, vediamo se tra poco riusciamo a collegarci, c'è? Secondo me c'è, io l'ho visto prima. Prima l'ho visto comparire. Anche io l'ho visto comparire. Però anche lui compare, scompare. Però c'è, secondo me c'è. Va bene, tra poco cercheremo di capire se c'è o non c'è. Io volevo veramente chiudere un attimo con Giorgio andando a vedere il Brandolin. Sì, mitica Renata. Stava pensando. Giorgia, siamo qua. Renata, ti presento Giorgio. Nome sicuro, Giorgia. Sì, non è male, modestamente. Volevo andare a chiudere con te, Giorgio, sì, andando a vedere il servizio che racconta la straordinaria impresa di Lisa Vittozzi, che ricordiamo domani sera sarà a Sappada, festeggiata dalla sua città e dalla sua regione per questo trionfo assurdo, da cui... credo si debba imparare, perché la rinascita di questa ragazza che ha vissuto dei momenti difficili, sembrava
ormai in qualche modo anche così la sua carriera che avesse preso un'altra strada, invece improvvisamente si è rimpennata, si è messa sotto, si è rimessa sempre in gioco, non ha mollato mai ed è arrivata ad essere al top. Il servizio su Lisa Vitozzi. Insaziabile, cannibale, devastante. Lisa Vitozzi, anche oltreoceano, la carabiniera sappadina fa volare altissimo il tricolore, conquistando la Coppa del Mondo e regalandosi una gioia immensa. È la ciliegina sulla torta del suo riscatto dopo periodi difficili. Lisa sale sul tetto del mondo del biathlon con merito e con lei vi ci sale tutto il Friuli. La sfera di cristallo che abbraccia e non molla un secondo dopo il successo di Kenmore in Canada è la concretizzazione dei suoi sogni, il ripagamento di tutti i suoi grandissimi sforzi. La mamma l'aveva avvertita prima della mass start di domenica di non fare sciocchezze, ma immaginiamo la parola in lingua friulana che sarà stata usata. Si era costruita un vantaggio clamoroso la Vitozzi, vincendo con una scintillante doppietta sprint e inseguimento aveva sorpassato e soppiantato così la Thunderwold, oltre che messo a distanza di sicurezza le temibili francesi. I 60 punti di vantaggio davano sicurezza e alla fine Lisa ha gestito, lo dice il 21esimo posto finale nella mass start, con qualche errore al poligono, decisamente di troppo per una quasi infallibile come lei. Che sia stata emozione, pressione o sensazione di essere a pochi metri dal traguardo, poco conta. Fatto sta che è stato assolutamente sufficiente per conquistare il titolo che corona una stagione fantascientifica per la sappadina. Grande rivincita per la regina del biathlon che trionfa nella Coppa del Mondo dopo la conquista di ben 4 medaglie mondiali e l'oro nell'individuale. 1091, un numero che non dimenticherà Lisa. I punti conquistati per questa straordinaria vittoria che ha fatto esplodere di gioia Sappada, che ormai si è abituata a festeggiare, ma che continua la sua escalation di successi con la Vitozzi. Ora si prepara ad accogliere la sua regina nuovamente. Sarà festa grande, come al solito, forse questa volta ancora di più, tra le lacrime di gioia anche della famiglia Fontana e di mamma Nadia, che sa quanto Lisa abbia lottato e sudato per ottenere questa sfera di cristallo, che fra qualche giorno verrà alzata anche in quel di Sappada. Ci siamo. Eccoci. Eccolo. Qua, grandissima Lisa, non lo so, c'è l'insegnamento più importante che prendiamo secondo te dalla storia di Lisa, Giorgio? Quello che ho detto all'inizio della trasmissione, cioè una ragazza giovane, perché è giovane, giovanissima, giovane, ma da giovanissima si è saputo tirare fuori da un buco nero importante dal punto di vista sportivo, certo. Ovviamente. Probabilmente perché ha degli attributi molto importanti, primo, secondo perché può anche aver trovato delle persone che lo hanno aiutata. Io ho grande stima del suo allenatore Romanin di Forni a Voltri, sottolineo che quest'anno lei ha fatto in tutte le gare una percentuale del 92,8% di bersagli presi su 100, che è il record assoluto di tutti i campionati. Quindi una ragazza che ha trovato quest'anno veramente la forma e anche la volontà di vincere, e che ci dà queste grandi soddisfazioni. Se posso dire una parola in sudinese prima, sì, di, andare prima via, di andare via, vai. Non un invito, un'osservazione a Ciotti. Io ho sempre ritenuto che un allenatore abbia in testa una formazione, che la metta in queste ultime 8 partite. Punto. Cioè tu dici che non si faccia influenzare da niente e da nessuno? Non si può cambiare 5, 3, 4 ogni domenica, bisogna avere dei punti fermi, anche se qualche partita la giocano male. Domanda a Filippi, a Filippe, che è molto stato un grandissimo calciatore, se non è vero questo. Per fare la squadra devi avere 7, 8, quei gioca sempre, punto e basta, anche con la puntura. Va mi bene. Fermo qua. Allora, guarda come ride Cristiano Bodo, che è collegato con noi. Ciao Cristian, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Tu sei d'accordo che quei 7-8 giocano sempre anche con la puntura in una squadra? Penso di sì. Penso di sì. Allora, Cristian, rimani lì perché anche tu ne hai vissute di stagioni qui con la maglia dell'Udinese, di momenti alti, importanti e di momenti molto difficili. E quindi vogliamo anche un po' sentire la tua esperienza e come vedi da fuori questo momento dell'Udinese. Rimani lì, saluto Giorgio. Ciao a tutti, buonasera. Vado in pubblicità. Ciao. Sofia, finché ora può rimanere? Sto parlando con la mamma, ovviamente.
10 minuti, ok? 10 minuti poi facciamo andare via Sofia. Pubblicità, torniamo tra pochissimo con Cristiano Bodo. Eccoci qua, di nuovo insieme a Udinese Tonight. C'è messaggi che arrivano a Sursa, messaggi che arrivano al Poma. Ti scrivono che siamo troppo buoni, di la verità. Allora, ci scrivono che siamo troppo buoni, ma naturalmente siamo arrabbiati, Giorgia. Chi è che non è arrabbiato? Però dobbiamo darci una mano, soprattutto in questo momento. Poi, il primo aprile abbiamo, non il pesciolino d'aprile, abbiamo una finale lì. Quindi dobbiamo rimanere tutti vicini vicini. Ne approfitto per salutare anche gli amici del Black Staff, sono in tantissimi e ci stanno seguendo. Ah, salutiamo il Black Staff ovviamente. Anche Gabriele che ricambia i saluti che aveva, se tu, se vuoi puoi risalutarlo di nuovo. Che bellezza, ciao Gabri, guarda la prossima volta verrai anche tu in trasmissione come Sofia, però l'importante è impegnarsi a scuola. Non lo so se siamo troppo buoni, di sicuro siamo tutti arrabbiati e di sicuro non ci piace per niente l'andazzo della situazione. Si cerca solo di fare un'analisi serena, se vogliamo andare alla fine della stagione cercando di mantenere un pochino di lucidità, che credo che serva in questo momento. Giorgio, comunque, scusami, sono curioso di capire da loro cosa intendono con buoni. Sì, no, perché abbiamo detto che hanno fatto, cioè, che erano moli, che hanno quello, ma che hanno... Difendiamo la società. Ma quando? No, perché non abbiamo mai detto nulla di al microfono. No, il problema è che magari certe volte dire un concetto con parole educate e dirlo con parole maleducate sembra che sia diverso, ma il concetto è lo stesso. No? Se tu dici la squadra non ci è piaciuta, siamo tutti scontenti, invece se tu dici siamo incazzati neri, va meglio. Cioè, guarda che questo era un esempio. Domenica le chiese si sono riempite così, domenica le chiese, erano tutti a confessarsi, domenica erano così, quindi eravamo tutti rabbiosi. Però... Allora, fatemi andare a salutare Cristiano Bodo. Ciao Cristian, come stai? Bene, 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 tu come stai? Io bene, andiamo avanti Cristian, ma io so che tu giochi ancora, quindi stai meglio di noi. Quanti anni hai Cristian? La mia età. 40! Beh, insomma, è ancora li un ragazzino. Mi porta meglio di Felipe? Guarda come mio fratello che sta lì, che io sto guardando come lui. Fede! Oh. Negao! Bellezza! Oh, ma come fai a giocare con tutti gli interventi che hai avuto al ginocchio ancora? Porca miseria, bravo! Tieni bene il fisico, no. Allora? Non lo so, io per me ho già smesso, però meno... mi diventi ancora, lo sai. Bravo, bravo. Quando ce l'hai dentro, ce l'hai. Sì, perché ho saputo che giochi anche a futsal adesso. Se faccio tutte e due, oh guarda che prossimo anno vengo con me. Ma già ingaggiato. Ingaggiato. Ma scusate, facciamo un passettino indietro prima di concentrarci sulla realtà. Cosa vi ricordate uno dell'altro? Cioè, a te quando ricordi lui, la prima cosa che ti viene in mente? Lui è l'allegria. L'allegria. Col suo riso lì, lui era, non è che era, è sempre stato così, ogni giorno, cioè non lo vedevo, cioè forse una volta in anni che l'ho visto un po' giù così, ma è passato in 10 minuti, gli fai una battuta e lui già si mette a ridere, questo veramente per lo spogliatoio, per il gruppo era una cosa, al di là della qualità fisica, tecnica, è un giocatore veramente importante. Tu invece, Cristian, cosa ti ricordi di Feli? Feli è come una donna, un amore. Invece, è un dolce, ma proprio... No, io non, che cosa posso dire per Feli? Felipe, è proprio un amore, credimi. Uno che proprio... È come una donna, lui lo sa, Negao, sai tu... È vero. Nel senso che è delicato, educato, no? C'ha questa sensibilità, forse? Quello, sì, è la verità. Tu sai anche tu, lo sai. Eravamo sempre assieme. Eravamo sempre assieme. Sì, sì. Vabbè, poi però quando le deve dire le dice, non è che si tira indietro, va bene. Senti, Cristian, ma allora... No, io non le dico perché mi piace le maschio, ma io dice la verità. Va bene, non degeneriamo. Senti, Cristian, ma allora, ci troviamo in una situazione... Ora tu ci fai fare dei sorrisi e ti abbiamo chiamato anche per quello, perché abbiamo un po' bisogno di allegria. Ma tu te li ricordi gli anni difficili a Udine, quelli in cui la salvezza era da conquistare, in cui l'aria era pesante, quelli in cui si faceva fatica, si cambiavano allenatori? Hai un ricordo di un'annata particolarmente difficile?
Io mi sempre, io allora, di anni che io mi ricordo che abbiamo fatto Champions, dopo Champions, e la squadra comincia ad andare in giù, poi siamo andati in Europa League. Oh, però lo sai una cosa che è il nostro salvezza, perché il nostro salvezza è la squadra è divisa in due. C'è italiani e stranieri, che abbiamo De Santis, Bertotto, Di Natale, abbiamo De Michele, no? Siamo proprio una metà. Sì. Quindi è un'altra cosa. Però vi, è un'altra sempre, cosa. Però vi siete sempre integrati bene, giusto? È quella, perché abbiamo le persone esperte, perché adesso le cose sono cambiate, perché ci sono, you know, anche se io mi sbaglio, adesso c'è troppe cose che è cambiato parecchio, perché anche il mondo di calcio, il mondo di giocare è cambiato tanto, come Serie A. Io mi replico quando giocavo con la in Serie A proprio vero, c'è sempre italiano e straniero. Italiano aiuta la gente che arriva da fuori. È sempre una cosa, è una due cose diverse. Ok. Quindi, quindi tu dici gli stranieri arrivano, trovano il gruppo italiano e in qualche modo hanno dei riferimenti, qualcuno che gli insegna, gli fa capire dove sono. Certo, è quella. Tipo i tuoi riferimenti all'Udinese italiani chi erano? Felipe? Ci sono anche parecchio, soprattutto Bertotto. Bertotto, ok. A Udine. Eccola lì, guarda quella squadra lì, ragazzi. Andiamo a vedere quella squadra lì, regia. Datemi un fermo immagine di questa squadra qui. Andiamo a vedere questo gruppo che in effetti era, sì, era a metà. Bertotto, Feli. Sì, non so questo, è, questo è l'anno della Champions. Zenoni, questo è l'anno della Champions. Insomma, li vediamo che era proprio Pizzi, così. Giovanissimo, Zampi, De Santis, Montario Bodo e Totò Di Natale. Grande squadra quella lì, ragazzi. Insomma. Grande squadra. C'è poi però alla fine ha fatto fatica, vi ricordate? Certo. Ci sono stati tre cambi di allenatori, certo. Ci si è salvati alla fine con Galeone. Mi ricordo che anche tu hai segnato dei gol importanti per la salvezza in quell'anno. Però è stata un'annata cominciata col sogno della Champions e poi finita veramente con la fatica di andare a prendersi la salvezza. Ma tu l'Udinese adesso la segui qualche volta, Christian? Che idea ti sei fatto di questa stagione? Anche sabato sono stato anche in campo, io ero allo stadio sabato. Ok, brutta partita. A me mi dispiace perché io sono venuto a sabato per vedere un bello Udinese e soprattutto il risultato che abbiamo fatto anche a Roma contro Lazio. Io pensavo che le cose andavano proprio alla grande, però mi dispiace che è andato come è andato sabato, mi dispiace davvero. Che cosa vuoi dire all'ambiente, ai tifosi, alla città che tu ancora vivi, che in questo momento è un po' arrabbiata, un po' depressa, un po' avvilita, insomma? Lo capisco anche loro, perché siamo qua, finché siamo qua, che viviamo qua a Udine, soprattutto siamo tifosi di nostra squadra qua. Quindi io sono uno, è proprio dentro fuori, sono proprio di Udine. Quindi io lo capisco anche il pubblico, perché questa è il nostro, una squadra che è di Serie A, di questa zona qua. E vedi le squadre che stanno andando così, anche così, così. Non è anche, io non penso anche i giocatori sono contenti, però lo sai, i tifosi sono sempre tifosi. A me mi dispiace che le cose stanno andando così. Io mi auguro che le cose cambiano alla fine, perché come dice la gente qua a Udine, che la squadra andrà all'altra parte. Non è vero, rimane sempre in Serie A. Tu ci credi nella salvezza, Christian? Ma al 100%. Ok, al 100%. Questo è l'altro friulano acquisito. Avete sentito? Di Udin, dice. È anche un po' di Osoppo. Anche se, mi raccomando, non fate arrabbiare i tifosi dell'Osoppo, perché so che vincevate 2-0 domenica. E dopo, in 9 minuti, cosa è successo? 3-2 per gli avversari. Cosa è successo? Lo sai, qualcuno ha detto guarda che Osoppo siamo peggio di Udinese. Io ho detto guarda che non è così. senti, ma ti fai valere ancora in campo? Sì?
Sei ancora un leader là in mezzo? Io, quello è capo, per me è dentro. È dentro. Anche se io sono una capo, è dentro, quello è naturale. Esatto. Va bene, toccherà venire a vedere lo zoppo, eh? Toccherà venire a vedere lo zoppo una domenica. Cioè, a me questi sorrisi. Mi fa anche molto piacere. Senti Giorgia, questi sorrisi, questa allegria, questo spirito veramente mi carica, mi carica. Io spero che stasera anche i nostri giocatori abbiano visto e abbiano sentito le parole di Cristian, perché veramente mi dà una carica pazzesca. Complimenti ancora una volta, Cristian. Da casa ci hanno scritto, Obodo resta sempre un mito. Gran persona, ci scrive Max, ha lasciato ricordi indelebili Cristian. E da casa lo ricordano col sorriso. Che bello vederlo ridere così. Quindi, insomma, sì, avevamo bisogno di qualche sorriso. Anche perché anche lui ha deciso di rimanere a vivere a Udine, quindi sì, Udine è sempre, vero, sempre nel cuore. A Udine? No. A Udine, a Udine. A Udine, a casa mia. Grande Cristian, Cristian, senti, guarda, una volta devi venire in studio, però sì. Abbiamo bisogno di te in questa stagione, ok? Quindi una volta che non hai impegni il lunedì, ti voglio qui su questo disavano a tirarci un po' sul morale, ok? Va bene, ti invito piacere. Ufficialmente, se tu vieni qua poi noi veniamo a vedere lo zoppo, facciamo questo patto. E in bocca al lupo per lo zoppo, eh? è fatta, questa è fatta. Felice, io ti dico anche studio diretto, no? Prossimo anno andiamo insieme allo zoppo, va bene? Ingaggiato, abbiamo sistemato tutti. Va bene, grazie Cristian per essere stato con noi. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Va bene, ci ha dato una botta di vita, due così che diano un po' di energia. Lui è sempre stato così, anche quando non giocava. Anche quando non giocava, lui è sempre stato un positivo. Quindi... No, perché ora la situazione è difficile, ma bisogna stare attenti a non deprimersi troppo, no? Nel senso che sono già depressi. Io pensando al cibo che porterete il primo aprile, non sono depresso, anzi. Ma diciamo cosa, sorpresa. No, ma dopo Mario ha detto che ci spia, Mario. Io voglio sapere da Mario se ci dà un'indicazione, perché il Poma, sai, prima di venire deve Voglio sapere, perché la mia dieta zona, insomma, non può insomma prevedere di mangiare tutto, insomma. Intanto buonasera, niente, io collaboro con la Renata da anni e ricordo con affetto e con molta gioia anni che giocava Felipe, quello squadrone che veramente lasciava divertire e soprattutto ci faceva sperare per un futuro dell'Udinese, per un futuro, diciamo. Poi cosa è successo? È successo che noi tifosi purtroppo abbiamo un pensiero comune e quello che ci si arrabbia, come diceva Signore, nei cambi ad esempio, in osteria si sa, come giustamente diceva anche Felipe, il nostro discorso di osteria ovviamente. Ci sta, ma sì, in osteria si fa quello. Ecco, tutti concordi con questi cambi, secondo me un po' illogici, secondo me con non tanta logica. E poi niente, poi sperando sia appunto, come diceva appunto Boto, sperando una salvezza che sia veramente una salvezza anche quest'anno, speriamo bene. E basta, per il resto noi abbiamo la fortuna di avere una squadra unica in Serie A in Friuli Venezia Giulia da tantissimi anni, dove cerchiamo di essere attaccati a questa squadra, cerchiamo di difenderli in tutte le situazioni, però chiaro abbiamo bisogno anche di un momentino di un po' di stare un po' più tranquilli, insomma, di non vivere sempre questi campionati, questi ultimi 10 anni con questa ansia addosso della retrocessione, l'ombra della retrocessione e così via, insomma, ecco. Qualche gioia in più. E poi noi cerchiamo appunto le trasferte, noi abbiamo fatto rinascere il club Spilimbergo da ceneri, purtroppo, di nostri predecessori, giusto Renata? Sì. L'abbiamo rifondato e stiamo andando avanti molto bene, cerchiamo di prendere appunto, anche se Poma può confermare, i nostri tifosi che vengono con noi, li prendiamo per la gola, cerchiamo di dargli qualcosa in più. Quindi, sono trasferte gourmet queste. Trasferte gourmet, cerchiamo di fare il nostro possibile. E in allegria, sperando appunto che prima o poi qualcosa arriverà, speriamo. Ma certo, tutto qua. Noi vi auguriamo intanto di fare un buon viaggio verso Reggio Emilia, di passare una bella Pasquetta e di tornare... Che non piova e di tornare... Col sorriso di Obodo, ok? Vuol dire che sarà andata bene. Sofia, tu ci credi nella salvezza? Sì. Sì, al 100% anche tu? Sì. Bene. Continuerai a tifare, vero? Con la stessa energia da qui alla fine? Sì, sempre. Bene, così ci piaci. Renata, grazie per esserci venuta a trovare. Un piacere. Parla al microfono, se no non ti sentono a casa. Un piacere. E in bocca al lupo per questo viaggio, fra 2 settimane. Faremo il possibile. Ovviamente vi seguiremo. Non so se torniamo, se vinciamo.
Perché dovevi fermarti? A far festa? Va bene, a far festa. Speriamo di non vederci. È Pasquetta. Ci vediamo per il 25 di aprile. Primo di aprile. L'uovo si sarà già aperto, avremo già trovato la sorpresa. Qualcuno è risorto? Qualcuno sarà risorto sicuramente. Speriamo noi. Poi da Cristo sarà risorto. Da Reggio Emilia vi fermate direttamente a Verona perché sarà la prossima trasferta. Bologna, Verona, adesso abbiamo il programma Frosinone, c'è qualcuno che mi insiste anche per Lecce, ma sinceramente io ho un'età che dovrei cominciare un pochino a darmi una calmatina. Ma non è ancora il momento, vai anche a Lecce che c'è il sole, No, ma abbiamo amici dappertutto, per quello ci ospitano anche. Il problema è che c'ho anche un marito che non gliene frega niente di Bologna. Aia! È un bene o un male, secondo te? Fin adesso faccio quel che voglio. Dagli un bacino, per favore, che ti sta guardando in questo momento. Dagli un bacino. Ma c'è la replica dopo, Va bene. Noi salutiamo il marito di Renata, che si chiama? Fulvio. Fulvio, vai anche tu a farti una trasferta, dai, un po' di, un po' di buon umore. Dura. Comunque mi sopporta, per adesso, e sono 40... Quanti? Non lo sappiamo. Un po' di anni che mi sopporto ormai. E... lo deve sapere. Sarà rassegnato. Sì, sarà rassegnato. Va bene. Allora, vi ringraziamo di essere stati con noi. Sofia, buona scuola domani, ok? Dì alle maestre che non ti interroghi, ne ho colpa nostra se sei andato a dormire tardi. Allora, ci rivediamo. Buon viaggio verso Reggio Emilia. Lanciamo una clip per farli uscire, che è un altro motivo che ci dovrebbe dare un pochino il sorriso. Si chiama Lorenzo Lucca. Clip. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora. Prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. È lui sicuramente l'altro motivo che abbiamo per sorridere sportivamente parlando, ovviamente, in questo weekend, ovvero la convocazione di Lorenzo Lucca in nazionale, che ci fa un grande piacere. Feli, che dici? Sì. No, stavo ragionando l'altro giorno. Poi come tu che punta... conosci Luciano... cosa gli sarà piaciuto? No, allora, intanto c'è l'impegno che lui adesso, diciamo così, da quando
ha iniziato a giocare con più continuità, che ha segnato e tutto quanto, si vede che comunque lotta, tiene palla, e soprattutto perché in Italia non ci sono più le prime punte. Cioè, se vai a vedere quelle che ci sono, sì, uno con la caratteristica sua, per l'altezza, che tecnicamente comunque sa giocare, secondo me è valido per l'Italia. Assolutamente, no, ma poi veramente è una buona cosa per lui, che magari torna rinfrancato, e per con, tutto l'ambiente. Con un po' di benzina anche per lui, no? Con un po' di benzina per lui, speriamo anche per tutti gli altri. Ma sai, dopo che si trasformi in prestazione poi in quel di Sassuolo, perché io l'ho detto sabato, sa, noi andremo a Reggio Emilia e ci giocheremo la gara più importante mamma degli mia, ultimi ragazzi. 8 anni. Sì, perché poi farò una liaison con quella di Bergamo, con i tifosi, perché sai, mi è passata davanti la vita calcistica da sabato sera in poi, perché da Torino a Torino, 2016-2024, contestazione. C'era Feli in quella partita là. C'era Feli, ha fatto anche il gol. Allora no, mi dai l'assist subito. Sì, noi perdiamo 5-1 in casa col Torino, fa gol Feli nel 2016. Con l'Atalanta no. Ah no, contro l'Atalanta no, contro no, il Torino. Col Torino quando perdiamo in casa. Hai fatto gol infatti. Sì, era il 30 aprile 2016, era la terz'ultima giornata e noi quasi in pompa magna, no, con Gigi De Cagno che era subentrato a Colantuono, sì, si pensava di poter vincere in quella gara, di poterci salvare. Se non che un Torino fuori da tutti i giochi, con Ventura in panchina, vince 5-1, sì. Feli fa il gol per noi e la curva rimane un'ora e mezza a cantare dentro lo stadio, che è stata una cosa mai vista. È vero. E noi la domenica dopo andiamo a Bergamo, pareggiamo 1-1, gol di Duban Zapata e gol di Raimondi sul calcio di rigore e ci salviamo, perché poi l'ultima giornata arriva il Carpi, noi siamo già salvi, col Carpi perdiamo 2-1, finisce così. E io l'ho detto per anni, esatto, l'addio al calcio di Totò Domizzi e anche di Giovanni Pasquale, io per anni dissi, Giorgia, che quel punto conquistato a Bergamo, mezzo punto l'aveva conquistato la tifoseria e la curva, quella domenica perso in casa col Torino. Per anni l'ho detto, ma perché ne sono convinto, non è che l'ho detto così a caso. Domenica, sabato invece no, guarda caso il Torino, una partita in cui ci poteva non dare la salvezza, ma dire delle cose completamente diverse, le cose non sono andate insieme. Ora, ti dico una cosa forte, ma è il mio pensiero, c'è una Serie A da conquistare, sì, e se retrocediamo noi, attenzione, società, maglia, tifosi e noi. Perché poi gli altri artefici magari andranno a giocare in altre squadre. Quindi in questo momento qua dobbiamo assolutamente cercare di, per ognuno di noi quello che può fare, chiaramente gli artefici principali sicuramente molto più di noi, perché da qua dello studio è difficile che io possa incidere, però dobbiamo conquistare la salvezza a qualunque costo, perché è la cosa più importante. Perché se andiamo in Serie B il prossimo anno, io e te saremo a commentare Cittadella Udinese. I tifosi non andranno a Sassuolo o alla Juventus Stadium o a Roma, andranno a Sud Tirol, andranno a Piacenza a vedere Sud Tirol Udinese. Quindi conquistiamo questa salvezza, che secondo me è impegnativa, ma io sono tranquillo fino al 25-30 di aprile, quindi sono ancora tranquillo. Però conquistiamola, e per conquistarla dobbiamo fare tutti insieme. Poi, finito il campionato, apriamo tutti i processi che volete, facciamo un mese di processi. La riga. Vero? Tiriamo una linea, discutiamo su tutto. Ma adesso non abbiamo né tempo né voglia, ma soprattutto non c'è il tempo. Anch'io sono arrabbiato, ma io tifo Udinese dal 1980-79. Io sono, primo sono un tifoso, poi sono, pensi che io sia contento di questa situazione? No, lo so. Quando mi vengono, o sento certe cose che noi difendiamo la, ma io difendo la squadra, secondo te? Ma cerco di essere anche equilibrato. Perché io Sassuolo devo andare a giocare con questa squadra, non posso prendere altri 25 giocatori. Okay? Cioè, nel senso, distruggere per distruggere in questo momento, ma non ha può, senso. Anche non se si può. La cosa più facile da fare, ma certo, in questo momento ti siedi lì e dici, fa schifo tutto, ma è sbagliato tutto, l'allenatore è scarso, i giocatori ma non ti sono dirò da di più, era meglio lo stadio vecchio, perché era si prendeva la pioggia, vecchio, si può dire tutto, adesso tutto. Possiamo dire ora, qualunque cosa. Io sono d'accordo che la cosa più facile da fare è distruggere tutto, ma è anche la cosa che lo fai anche per sfogarti a volte. Ma certo, no? Giorgia, ma certo. Però è chiaro che bisogna invece tenere le redini dell'equilibrio, almeno chi manda avanti la squadra, la società, ma anche secondo me un po' chi sono gli addetti ai lavori, bisogna tenere le redini della lucidità per altre 9 perché partite. Il mare è in tempesta. Perché se le molli andiamo a fondo. Ti dirò, a svaccare, come diceva. Lo posso dire già adesso che io un punto a Sassuolo non lo butto via. Va bene, con 2 settimane di anticipo, in modo che non voglio mettere le mani
anni avanti, ma io va devo bene. Cominciare a contare anche e fare i conti con la mia classifica. Va bene, io invece voglio sentire chi ci dice che siamo troppo buoni. Vai, spara messaggi e poi andiamo a vedere le ultime cose. Spara messaggi a manetta, vai. Allora, bisogna anche avere l'intelligenza di dire che questa squadra non è all'altezza, che molti giocatori non sono in Serie A. Non lo avete mai detto, è uno. Perfetto, ci siamo. Poi ancora. Ritengo che il mister possa essere andato in confusione perché probabilmente la squadra non lo segue. In campo in fondo ci vanno i giocatori e quindi io direi che va bene prendersela col mister, ma io in persona me la prendo anche con chi scende in campo. E poi ancora non mi piace vedere Wallace così nervoso, tanto per leggerne un altro relativo. Da quando è successo il fatto che ha riportato indietro i ragazzi che stavano andando sotto la curva, credo che si sia arrabbiato con noi perché anche sabato, insomma, non ha avuto un atteggiamento di una persona tranquilla, sembrava molto innervosito. Credo che il problema dell'Udinese probabilmente possa esserci, ci scrive Giacomo, proprio il giocare in casa, perché io ritengo che Cioffi abbia detto le cose come stanno, in casa c'è troppa pressione, chi la mette non lo so, ma è un dato di fatto che noi dovremo tenere la salvezza in trasferta. Va bene. Ci sta. Quello dei giocatori non all'altezza, ne ho letto uno, però in realtà ce ne sono tanti, insomma, che dicono... cioè un altro ne arriva adesso, per esempio, colgo l'occasione per sottolineare che quello che ha detto Obodo è l'assoluta verità. Probabilmente quest'anno non si è fatta un'attenta valutazione sul leader e non leader e troppi giocatori non hanno avuto i punti di riferimento di cui Christian parlava prima. Quante volte l'ho detto questa cosa? Però se straniero. Lo da casa. Però No, questo è vero. Io sono straniero, anche se sono arrivato avevo 15 anni. E ho detto queste cose qua tante volte, sì, tante vero, volte. Obodo che è venuto qua già un po' più grande, straniero anche lui, è venuto qua e ha detto la stessa cosa. Saranno due scemi Felipe e Obodo? No, è vero, è vero. Cioè, io non lo so. No, perché secondo me no. No, perché è una cosa importante. Perché è importante, Giorgia. Cioè, gente che arriva da un altro campionato, straniero no, ma arriva da un altro campionato. Arriva qua, devi guardare una figura. Anch'io dico Bertotto, mi ha dato una mano, ma tantissimo, perché era il suo ruolo di capitano, come persona, come tutto, mi ha dato una mano anche a lui e anche altri, cioè, dicono anche lui. No, cioè, come può venire fuori altri? Sensini, cioè, io parlo di quelli difensivi che poi alla fine quello che mi hanno dato una mano anche per la fase difensiva, ma forse non è nemmeno questione però è fondamentale guardare una persona, non guardare con tutto rispetto Sarmazic che ha 20 anni, hai ragione, cioè anche se 3 hai ragione, anni hai ragione. Serve forse non è figura. Nemmeno questione di essere italiani o no, ma tu citavi Sensini, è questione blocco, di essere nello stesso blocco ed essere riferimento per qualche stagione. Io no? dopo che avevo una certa esperienza, gli stranieri sei arrivavano, certo, ero tu io, sei diventato ero io quello. Che facevo, però io sono cresciuto qua e sono cresciuto con loro. Sì. Cioè, è diverso. Quest'anno in effetti si sono persi tanti riferimenti, forse di quello che poteva essere detto anche il gruppo di esperienza. Un Arslan, un Becao, oltre a quello che facevano in campo erano importanti anche per questo. Raccontava l'anno scorso, ve lo ricordate, Tolgai si era arrabbiato anche insomma all'interno della squadra, era un giocatore che faceva sentire la presenza. Io mi ricordo che all'inizio più di qualcuno diceva non sottovalutate il saluto di Arslan, che poi ha fatto una scelta di vita, non è che è stato ceduto, ha fatto una scelta di vita, ha preso e è andato in Australia a godersi insomma la sua vita che stava costruendo. Però è vero, forse si è un po' sottovalutato io questo discorso. Io penso che se noi siamo in questa situazione qua, di errori ne sono stati commessi. Assolutamente. In ogni componente, credo. In ogni quindi uno di noi può dire... È chiaro, anche noi, perché da casa Luca Curvanor ci scrive: abbiate il coraggio di criticare. Sono andato a cercare la parola coraggio, perché quando di solito ci devono criticare ci dicono abbiate il coraggio di dire le cose come stanno. Luca Curvanor ci dice abbiate il coraggio di criticare e dire che questa squadra ha dei valori ma che forse non sono abbastanza. Per esempio un altro tifoso che ci scrive, così come ritengo un altro ci dice che Cioffi debba anche avere il coraggio ogni tanto di togliere Wallace, tanto per leggerne un altro. Il coraggio Eugenio è... ci scrive questo. Però in quelle poche partite che siamo riusciti a vincere, o tante partite che abbiamo pareggiato, ogni tanto siamo passati anche per fenomeni degli stessi tifosi. Sì. Ricordiamoci questo, quindi... Secondo me la squadra non è fortissima, ma non è anche da quart'ultimo posto. Per me è una squadra che merita sulla rosa almeno 6-7 punti in più. Non è che dico che ne abbia 40, però 6-7 punti più poteva anche tenere. Ti faccio un piccolo esempio di cosa vuol dire il calcio. Ti parlo di due giocatori ormai sono anche in prescrizione. Noi abbiamo preso Williams e abbiamo preso Allan lo stesso anno, ok?
Si sono presi, Williams era il giocatore pronto, Allan era il giocatore in prospettiva, no? Sì, sì. Questo è quello che si è visto, no, durante l'anno che li hanno seguiti, e così me li hanno dipinti. E poi uno si è inserito in un mese, Allan è diventato uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni dell'Udinese, Williams qualcuno forse neanche se lo ricorda. Questo per dire che si può anche sbagliare le valutazioni. Cioè, ragazzi, i dirigenti sono... Ricordiamoci che Luca era la quarta scelta quest'anno. Sicuramente delle valutazioni sul gruppo sono state sbagliate. Ma certo, no? Magari anche loro sono stati traditi. Cioè, non penso che i dirigenti hanno detto ma sì, quest'anno staremo tra quart'ultimo e quint'ultimo posto, poi c'è la penultima. Sarebbe stata una follia. Ci sono la mancanza anche di De Lofeu. Nessuno neghi questo. Vabbè, ci mettiamo De Lofeu. Ci sono tante cose, Giorgia. L'infortunio di Jacabiol. L'infortunio di Brenner e di Davis. Ci sono tante cose. È stata una stagione. Ti ricordi che io a settembre ti ho detto io quest'anno sono preoccupatissimo? Per una serie di vicissitudini, ma anche quello di Biol, con Biol, no, io gliel'ho detto. Noi 3-4 punti in più li avremmo avuti con Biol in campo. 3-4. Abbiamo 4 punti in più, la classifica è completamente un'altra cosa. Quest'anno è così. Se cerchiamo di evitare di fare i processi e sparare a zero su tutto, è perché forse non è il momento, è perché no, forse assolutamente riteniamo mantenere la Serie A la cosa più importante in questo momento. Dopodiché è chiaro, è evidente, è lampante, non ci sembra pure banale dirlo che degli errori ma l'abbiamo sempre detto, questa cosa della Sfedi lo dice da mesi che nella costruzione del gruppo forse è mancato qualcosa. Ora noi lo diciamo con toni così educati, perché siamo fatti così, ma non siamo, è che anche le cose... in televisione non siamo mica, no, vabbè, cioè, ma insomma, scusami, poi Giorgia. Ma le cose insomma mi sembra che siano venute fuori. Dopodiché, se diciamo ok, però non distruggiamo tutto, perché ancora è tutto da conquistare, ragazzi, datemi una classifica, questa è la cosa più importante, datemi una classifica, regia, perché questa è la realtà che in questo momento secondo me ci deve guidare, ed è questa, e capite bene che lo scontro fra due settimane in casa del Sassuolo è vitale, in un percorso che, come ci raccontiamo ogni settimana, si ribalta di continuo. A volte siamo terzultimi, a volte siamo in cima al gruppone, vince una, perde l'altra, sarà così fino alla fine. O sfasciamo tutto e non ci presentiamo più qua in televisione, o cerchiamo di tenere, come dicevo prima, le redini dell'equilibrio, perché la cosa più importante in questo momento è portare a casa questo campionato. Che sia stato deludente, sì mamma, a nessuno è piaciuto, non ci siamo divertiti. Dimmi, posso dire una cosa? Quella salvezza lì, vedi quante squadre ci sono? Quelle che si salveranno saranno quelle che che saprà mantenere il sangue freddo. Bravo, più a lungo, mettiamo così. Quindi ha bisogno veramente di aiuto di tutti. Di tutti, dalla gente, da tutti. Poi facciamo un mese di processi. Queste sono squadre che, insomma, che sono abituate, tra virgolette, che hanno iniziato il campionato sapendo che sarebbe stato fino all'ultimo. Fino all'ultimo, così, è vero. Altre no, e quindi quelle, vedi, il Sassuolo è impensabile che fosse lì, e secondo me è una grande candidata a scendere, perché l'ho visto giocare e l'ho visto male, Bravo, figlio. Al di là della forza dei giocatori. Però vedi, è la tranquillità o l'intelligenza di capire i momenti, di dire ok, facciamo un punto alla volta, no? Punto, come diceva, anche un punto a Sassuolo, vedendo la qualità della rosa al di là di come giocano, non la butto via, no, perché un punto vero. Vuol dire vedi, che salire a Lecce e li teniamo là. Cioè, la salvezza, Giorgia, io ormai è una settimana che lo dico a tutti, è la cosa che noi, è la cosa più importante per noi stessi. Assolutamente. Quindi noi dobbiamo conquistare la salvezza, poi tiriamo un mese di processi, facciamo due mesi, ma dobbiamo mantenere la Serie A, perché la Serie A, ci restiamo noi in Serie A. Certo, ci restano tutti. Io devo passare tutti, questo messaggio. Io non voglio andare a vedere, io sono andato a vedere a Cittadella un paio di partite, o a Venezia, non voglio andare a Padova o a Piacenza. Mi piacerebbe ancora vedere Roma Udinese, no? Inter Udinese. Quindi la cosa più importante in questo momento è la salvezza della mia squadra. La squadra è mia, della mia squadra. Poi apriamo tutti i dibattiti e capiamo perché questa stagione è andata così male. C'è anche però, Marco, chi ci scrive, Stefano, che dice credo che però i processi si possano fare anche prima della fine della stagione, perché se siamo arrivati qui i processi evidentemente non sono stati fatti per troppo tempo. Questo è un altro pensiero. Sì, ma cosa ci porta adesso? Individuiamo il problema principale. Dove ci porta? La colpa è colpa mia.
ma io Sassuolo devo andare a giocare a vincere la partita. Lo so, sono d'accordo, cioè, non, con te. Adesso non mi interessa di chi è la colpa, è una cosa che non mi interessa in questo momento. Ma che poi credo, scusatemi, per quello che conosciamo questa società, che i processi interni, le analisi... Però in tanti scrivono di fare i processi subito. È chiaro non, che cioè, dopo. Voglio dire, ma non è utile. Io credo che la pressione di cui parlava Cioffi sarà pure la pressione che c'ha lui, ragazzi, perché non credo che la società gli dica sì, Gabriele, secondo te sono tranquilli? Tutto a posto. Secondo me la società lo martella, sì, come la squadra viene martellata, cioè nel senso, le pressioni, le analisi, i processi, i ribaltoni, le tensioni sono sicuramente interne e non potrebbe essere altrimenti. Ci sono state delle riunioni interne quando c'ero io, pesante. Lo so, e quindi lo so, cioè non è che la società, so se, credo io, ma ritiro, ma no, ma dai, riunione, posso dirlo al 100% di sicurezza, sta lì seduta a dire vabbè, vediamo come va a finire, ma sono i primi interessati, a mantenere la categoria penso che sia la proprietà e la società. Io non penso che la proprietà dice ma sì dai, prossimo anno facciamo anche la Serie B, cosa cambia? Tanto infatti l'altra volta al bar Giorgia si sente sempre questa voce qua, l'Udinese vuole andare in Serie B per il paracadute, ma quale paracadute? Che è il posto col taglio del 40% di tutti i contratti che hai stipulato, ma è un discorso matematico, scusate, che è giusto che restino al bar, ecco, sì, però Giorgio, noi siamo qua, cerchiamo anche di dire le cose. In Serie A è un contratto di sponsorizzazione, in Serie B ne è un altro. Cioè, se noi andiamo in Serie B, cioè, noi perdiamo il 50% delle entrate, ma io veramente, cioè, non lo so, è come dire, non mangio così risparmio dei soldi e me li metto in banca, poi tra un mese muoio. Ho risparmiato 1.000 euro, ho capito, ma forse non è una genialata. Poi ci sono delle squadre che scendono, non è che salgono l'anno dopo, adesso sì, tutti dicono così, vogliono fare così che tanto salgono, no? Non è così facile, nemmeno così immediato, quindi io credo che la situazione, la reale pericolosità di questa situazione la conosciamo tutti, la vediamo in quella classifica lì, la vediamo in una squadra che non riesce a decollare. Certo, a tutti sarebbe piaciuto, dopo aver vinto con la Lazio, vincere col Torino, ma la storia di questo campionato ci insegna che non siamo la squadra non è evidentemente in grado di farlo. Brava. Perché se no l'avrebbe fatto fin qui, sono passate quante? 29 giornate, sì. Non 29. È in grado di farlo, e fino alla fine sarà così, non si cambia la storia, credo, a meno di miracoli improvvisi di un campionato che ha detto che sei quello, in questo momento l'Udinese è quella, e giornata dopo giornata deve restare attaccata al punticino, a quello che riesce a tenerla. Non eravamo scarsi prima, non eravamo neanche dei fenomeni dopo la Lazio, ecco, bisogna mantenere una... Assolutamente. Giorgia, parliamo di numeri, perché poi quello che riguarda fine campionato della classifica, credo che a 31-32 potremmo già essere salvi, perché ci sono molti scontri diretti, voi vedete che sotto praticamente in questo turno di campionato c'è solamente Lecce che ha vinto. Marco, facciamo che mancano sempre 13 punti, dai, meno 13. Per l'amor del cielo. Ieri ho avuto la fortuna di fare una bella visita allo stadio, quel meno 13, poi secondo me a 37-38 di salvi, ma 32-33... Ale, dobbiamo anche guardarci in faccia, non possiamo conquistare 15 punti in 9 partite quando abbiamo conquistati 27 in 30, perché allora veramente la squadra switcha veramente, allora forse finora non ha dato quello che potevano dare. Noi dobbiamo lottare punto su punto. Cioè noi dobbiamo portarci a casa punto su punto, passo dopo passo. Giustissimo. Se poi facciamo 50 punti, ma io sono più felice di tutti. Se ne facciamo ancora 10 sarei più tranquillo. Ma io ne faccio 27 di punti. Il famoso scontro diretto vale 6, no? Perché dico il pareggio col Sassuolo? Perché lo lascio là. Io adesso devo cominciare a fare i conti con la classifica. Sì. Poi tutto il resto è poesia. Facciamo 9 vittorie, 27 punti. Ma sono felicissimo io. Ma io sarei più felice vincere contro il Sassuolo, 3 punti ma subito. Ale. Passiamo una bella Pasqua e dopo vediamo. Perché le ultime 3 sono toste, anch'io. Sono toste. Io batterei Sassuolo. Un propositivo. Guarda, io batterei Sassuolo, Inter, Roma e Verona. E poi vediamo. Battiamo il Sassuolo intanto e dopo vediamo. Ma sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo anch'io. È chiaro, io ho detto però, la partita col Sassuolo sarà la gara più importante degli ultimi 8 anni. Sappiamolo questo. Per tutti noi, anche noi che saremo qua a commentarla. E saremo in tantissimi. Dobbiamo essere molto rilassati, anche, cioè rilassati. Molto attenti anche noi a quello che diciamo, perché è chiaro che c'è il pathos e vorremmo fare 3 gol nei primi 3 minuti e poi gli altri 87 se li godiamo. Non sappiamo come sarà quella gara. Dobbiamo stare qua anche noi in trincea a commentare quei 95-100 minuti. Perché la gara di Sassuolo, ripeto, per la centesima, sarà la gara più importante degli ultimi 8 anni. Sono cioè come in quel di Bergamo, quando Duva ha fatto il gol e poi Raimondi su calcio di rigore è finita 1-1. Ok? Ecco.
è la stessa gara, perché poi noi in casa giochiamo col Carpi, sì, e sappiamo com'è finita, vero Fede? Sì, sì, sì. Quindi stiamo tutti uniti, ma non sto scherzando, c'è una salvezza da conquistare ed è nostra, è la mia squadra che si deve salvare, non mi interessa se l'allena Cioffi, se arriverà Felipe, se lo fare, è la mia Udinese, se gioca Walla, se gioca Zarra, no, questo è tutto un discorso che non mi interessa, io ho la mia maglia e la mia squadra che devo salvare e farò l'impossibile, poi il campo emetterà sentenza. Farei un applauso. Va bene. Cioè, Giorgia, io... Allora, dai, gli ultimi messaggi cattivi, poi andiamo a vedere anche qualche immagine per chiudere. Quanto tutti abbiamo? 5 minuti, meno, sì. Allora, c'è già anche chi pensa al prossimo anno, che chiede, ma in caso di salvezza cosa succederebbe? Perché la paura è quella di rivivere un altro anno del genere, vabbè, perché si dice volta, che... Ragazzi, esatto. Prima ricordiamoci che voi parlate tanto di salvezza, tra virgolette, mette facile da conquistare anche a 30, 31, 32 punti, ma dobbiamo affrontare ancora Inter, Roma, Bologna e Napoli, le ultime tre sono tre scontri diretti che, dati alla mano, noi non vinceremo. C'è un tifoso che ci scrive, c'è Thomas che ci dice, io quest'anno l'Udinese non la vedo tanto bene, per esempio sono preoccupato per il finale di stagione, mancano 9 partite, non so quanti punti riusciremo a fare. C'è del pessimismo, non so se si è capito, forse troppo, forse non so se troppo, si è capito, do un indizio, nel dubbio c'è del pessimismo. Vabbè, e ci ma sta, ci sta, ragazzi, ci sta, cioè non è che e ci sta. Ma è poi anche una, perché non si può cambiare modulo? Ecco, questo è l'altro tema che in continuo dite la verità, che non si vuole cambiare, ecco, perfetto. Perché bravo. L'Inter gioca con il 3-5-2. Ecco. E quindi? Beh, noi l'abbiamo detto, noi quante volte, quindi, Marcone, lo diciamo anche durante la trasmissione che segue la partita, che spesso ci sarebbero delle situazioni per poter in corsa cambiare qualcosa. Sì. Però non alleniamo noi. Però anche di giocatori, non solo certo, di modulo. Certo, il modulo certo, però si facciamo fa anche noi fatica, insomma, a rispondere ai tifosi che ci dicono, dite perché non si vuole cambiare modulo. Che ne so io. Se allenassi io. Non dipende da noi. Io giocherei con 3-4 punte, quindi non dipende da noi. Forse Feli, che è allenatore attualmente, che sta iniziando la carriera, potrebbe spiegarci perché l'Udinese, per caratteristiche, sceglie di giocare con questo abito qua. Però noi di sicuro no. Prendiamo atto che da casa vorrebbero 4 punte, forse 5. Devo rispondere? Ah, tu vuoi? No, ce l'avevo capito. C'era. Cioè, perché ci chiedono, ma ditelo, perché non si cambia modulo? Feli, dillo. La squadra è stata fatta con i giocatori per giocare così. Quindi... Qualcuno dice anche che non è vero. Come ci no? Dicono, vogliono giocare col 3-5-2 senza avere giocatori per giocare col 3-5-2. No, ti leggo, Ah, così dicono che si vuole giocare un modulo senza avere i giocatori adatti. Ognuno ha la sua idea. Adesso con Giannetti diciamo che abbiamo due centrali difensivi, parlando proprio della difesa 4. Perez potrebbe giocare a destra, però è più centrale. A sinistra chi gioca? Uno tra Zemmour e Camarà. Sono loro due, che comunque non sono terzino, sulla fase difensiva non sono... Sì, fanno bene, però non è che fanno... Però a centrocampo e là davanti, e chi togli? Devi togliere tanti giocatori, lo sai? Quindi questo è un problema grosso. L'ha detto Felipe, non l'ho detto io. Sì, gioca 4-4-2. Da casa 4-3-3, per esempio ci scrivono, 3-4, visto 3-1-2. Che la difesa 3 è un dogma 3-4-3, i giocatori per giocare con questo modulo ce li abbiamo, Toven, Luca Pereira davanti, ci fa la formazione, Esibue, Camarà in mezzo, Lovric e Pagero, quindi vedete, in questa formazione Samardzic non c'è, e poi da casa scrivono perché se gioca in un modo, qualche caratteristica di qualche giocatore non è adatto, però secondo me potrebbe essere valido questo. Quella sì, l'Italia perché ha vinto due mondiali, ma lasciamo stare il modulo, cioè lasciamo stare il modulo, è in base ai giocatori che interpretano, perché se gioca Pereira e Toven, che comunque anche Toven adesso ha iniziato a venire incontro e dà una soluzione per spezzare, insomma, la linea, il pressing, Pereira ce lo sa fare anche il centrocampista, ce lo fa un po' tutto, secondo me non può essere così assurdo fare questo tipo di... Però Samardzic dovrebbe giocare al posto di Pereira o Toven, quindi uno deve stare fuori, perché a centrocampo a due non puoi mettere Toven o non puoi neanche mettere Samardzic in un centrocampo. Samardzic lì devi stare più Lovric e Wallace. Potrebbe o fare Pagero. Ma quello secondo me adesso, come adesso a fine campionato, secondo me ha partito in corsa, come ha provato con il Torino, cioè, per un attimo, esatto, per cercare di recuperare, ci sta, probabilmente potrebbe farlo anche in altre gare.
Ah, ecco cosa mi stavo dimenticando. Non c'entra assolutamente niente, ma dicendo nel finale mi è tornato in mente, da casa più di qualcuno, anche Mariangela ci ha scritto: una delle pochissime cose positive, ho visto di nuovo un Success con voglia di giocare a calcio. Per quanto la partita fosse finita, mi ha fatto piacere vederlo è l'unico che è entrato con una certa grinta, dopo 2 mesi in cui l'avevamo criticato. Insomma, arrivano da casa più di uno i messaggi. Va bene, prendiamoci questo, sì, basta, questi segnali positivi. Perché c'è bisogno di tutti, un altro scrive. Ecco, questa è un'altra cosa. Questa importante. È vero, questa è un'altra verità. C'è bisogno di recuperare tutti. Questa è un'altra grande verità. Qua bisogna remare tutti dalla stessa parte, e in primis i giocatori. Sì, nel senso che i giocatori bisogna che si prendano una responsabilità maggiore, perché sono loro che scendono in campo. Camise, cioè, guarda che se. Io non voglio dire quella parola lì, però se capita, sai quanti giocatori rischiano di non trovare squadra e dover rimanere in Serie B? Gente che non vuole giocare in Serie B, sai cosa vuol dire per un giocatore? Tantissimo, perché poi non è facile trovare squadra, quelli già un po' più forti così vanno, ma altri devono, se tocca rimanere lì. Quindi secondo me è la voglia di tutti di rimanere in Serie A, tutti. E questa è la cosa più... Assolutamente. Su questo non ci deve essere dubbio, la Serie A in questo momento è una cosa troppo importante. Faccio l'esempio della SPAL, c'erano tanti giocatori, tanti anni di Serie A, quando è sceso in Serie B, non hanno trovato squadra in Serie A. E qualcuno gioca in C adesso. E gioca in C adesso, è gente che è andato anche fuori, cioè, dalla Lazio alla SPAL in B e a giocare da un'altra parte. Quindi cioè, non è così facile adesso il mercato, sono tanti giocatori, quindi... Per i giocatori, per mantenere questa serie qua, daranno la vita fino all'ultimo minuto. Io in questo, sai, seguo anche altre, cioè la domenica libera vado a vedere anche altre squadre, ho visto la Serie B, ho visto la Serie C, e bisogna provare ad andare su quei campi e vedere la Serie B, la Serie C, bisogna andare sui campi e vedere cosa c'è in Serie B, in Serie C. Vabbè. Quindi eliminiamo questo ragionamento, sì, qua. Lasciamo che vedano gli altri, per favore. Lasciamo che vedano gli altri. Dai, che messaggio ti è arrivato? Allora, da Marco Rebonati, dirigente dello Sopo, che ci scrive parlando di Cristian, che oggi è stato il nostro ospite. È un grande come lo avete visto, così allegro lo è anche con umiltà nello spogliatoio. Una grande persona che ti dà una grande carica. Grazie per averlo invitato, noi siamo orgogliosi di lui e anche noi siamo orgogliosi di Cristian. Dai, grazie. E il mio contratto? Il contratto è sponsorizzato. Mi hanno detto se passi dopo da Giovanni Backstaff con una birretta ti regola il contratto. Okay? Una birretta e una firmetta, dai. Va bene, vuoi chiudere con l'ultimo? Abbiamo preparato un sacco di roba che non riusciamo a far vedere perché ci siamo persi l'ultimo in è... questo discorso. Sì, tra che l'altro è oggi non c'era l'ospite, abbiamo visto. Sì. Però abbiamo letto tanti messaggi oggi. Tanti messaggi. Oggi Fabrizio, qui chiudiamo così. Io penso già al Sassuolo, occhio perché noi non siamo gli unici a giocarci tutto a Pasquetta, anche loro, e quindi attenzione. È vero, mancano ancora 2 settimane. Noi... Una Pasquetta di passione. Una Pasquetta di passione, mamma mia. Noi saremo qui anche lunedì per avvicinarci a questo appuntamento, per capire l'aria che tira, per insomma vedere a che punto siamo. Tra l'altro sarà un weekend con l'Under 19 in regione, c'è il grande ex come Corradi, c'è Pafundi che insomma che avrà modo qui anche di giocare qui. Ci sono tanti nazionali in giro per il mondo, vedremo Lorenzo Lucca se avrà l'occasione di... fare l'esordio, quindi ci sono tanti temi che riempiono questa attesa verso quella che, come diceva Taviani, mi sento di sottoscrivere, sarà la partita più importante degli ultimi 8 anni e bisogna arrivarci carichi ma anche lucidi. Brava Giorgio. E uniti. Poma, ci vediamo lunedì, grazie Giorgia, per essere stato lunedì, con grazie noi. A te e grazie a voi. Grazie Marco Tavian. Grazie Giorgia, finalmente questo weekend potrò dormire. Vedi, è arrivata la sosta a riconciliarti col sonno. Vieni, goditela Tavian, dormi grazie. Che poi sarà dura. Ti vengo a svegliare io. Grazie, un bel urletto nel pomo nell'orecchio. Grazie Feli, grazie mille. Grazie Alessandro Surza. Grazie a te Giorgia, grazie a tutti voi che ci scrivete anche i messaggi cattivi che noi cerchiamo di leggere sempre. Tutto quello che possiamo. Esatto. Siamo Bravo, assolutamente... aperti ad ascoltare ogni tipo di idea, così deve essere e così sarà sempre qui al Tonight. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre qui. Ora c'è il terzo tempo del Poma. Ciao! E termina
la 29esima giornata di campionato, Udinese 0, Torino 2. Parola ai nostri tifosi. Per il terzo tempo, la parte più bella della nostra giornata calcistica. Oggi è un sabato speciale, qua c'è Paulino, qua c'è Luigino, qua ci sono tanti tifosi dell'Udinese e ci sono anche tanti tifosi del Torino, perché oggi la partita è iniziata con una preview, no? Qui si sono trovati i tifosi dell'Udinese e i tifosi del Torino con questo scambio enogastronomico molto culturale, quindi c'è stata subito una grande festa prima della partita. E adesso c'è una festa da parte vostra. Oggi festeggiate voi, magari domani festeggeremo noi. Magari. Oggi festeggiamo noi, giustamente, direi. Partita un po' così colà. Speravo qualcosa di più dall'Udinese, però è andata bene a noi. Anche perché lo ricordiamo, tu Paulino sei friulano. Friulano al 100%. Purtroppo non so questa fede da dove nasce, però una vena amatoria verso l'Udinese c'è sempre. Senti, cosa possiamo dire dei tifosi bianconeri? C'è un po' di contestazione, come giusto che ci sia, perché insomma oggi non abbiamo fatto nulla, anzi abbiamo fatto peggio, perché si può perdere, ma abbiamo perso in malumodo. Però cosa possiamo dire del popolo friulano? Beh, il popolo friulano è nel nostro cuore da sempre. Con i tifosi del San Daniele siamo gemellati, penso ormai non so neanche da quanti anni. Ci troviamo sempre qua a fare festa e i tifosi udinesi meriterebbero molto, molto, molto di più. Intanto facciamo vedere anche la Berkel in azione grazie a Romano. Intanto Luigino, ancora è partita la festa, la festa durante prima della partita, perché oggi credevamo in un qualcosa in più. Molto di più, sinceramente. Noi siamo partiti a mezzogiorno già con l'amico Paulino che faceva le griglie, la carne e tutto quanto. Noi speravamo almeno in un pareggio o in un gioco decoroso che non c'è stato. Vabbè, ormai. Dopo quella prestazione a Roma contro la Lazio, oggi cosa è successo? Ha staccato la spina. Secondo me loro sono convinti di essere già salvi, ma salvi non siamo. Una brutta prestazione oggi, per fortuna che c'è il terzo tempo. Per fortuna sì, e per fortuna che i tifosi del Torino, diciamo, sono dolci con noi. Comunque bisogna cambiare totalmente mentalità, non si può andare in campo come se la partita non avesse un po' uno scopo. Noi ci dobbiamo salvare, serve l'aiuto di tutti, di noi tifosi, dei giocatori che devono mettere un momentino un po' più di pepe. Manca pepe e la gente questo un po' ne soffre, secondo me. Insomma, qua si affetta il prodotto nostrano con il prodotto qua piemontese. Dobbiamo affettare per trepidoso, però. E lo miniamo con un buon salame friulano. Dobbiamo far passare l'amarezza e la sconfitta, ci consoliamo con un buon bicchiere di vino e un buon salame. Poi, ma cosa dobbiamo fare? Questo ci resta oggi, insomma. L'amarezza è un po' della partita, che non è stata una bella partita. Però facciamo amarezza più per il risultato o più per la prestazione? Per la prestazione, Poma. Si può perdere, però bisogna correre, impegnarsi, avere grinta, avere passione quando si gioca. Mettere tutto passione come si fa nelle cose, nei lavori, in tutte le cose che facciamo. E si può andare male, si può perdere, però bisogna avere passione. Siamo più delusi del risultato o della prestazione oggi? Ma io non capisco tutto questo pessimismo che c'è in giro. Abbiamo fatto un ottimo allenamento contro la squadra primavera che aveva la maglia del Torino. Abbiamo fatto dei begli schemi che domani nella partita vera noi applicheremo e faremo una bella partita e vinceremo. Questo è il risultato della partita di oggi. Ma cosa serve a questo Udinese per cercare di invertire un pochettino la rotta, almeno in casa? Guarda, lasciando stare ironia e sarcasmo, qua non c'è nulla che sia andato bene oggi, dalla formazione iniziale alla mentalità, ai cambi. A qualunque cosa, noi riteniamo che sia una partita e una situazione incommentabile. Dopodiché vedete voi cosa potete dire, perché noi non abbiamo più parole da esprimere. Insomma, oggi una contestazione giusta. Direi più che giusta, ci aspettiamo perlomeno un riscontro, no? Nel senso che
ok, la contestazione, ok, fare le trasferte, eccetera, però la società dovrebbe starci un po' più vicini, questo sì, a parer mio. Senti, più delusi del risultato o più delusi della prestazione? Più delusi assolutamente della prestazione, perché non c'è stato cuore, non c'è stata passione, e purtroppo se si perde con passione, se si perde con il cuore, se si perde dando il 100% è una cosa, se si perde così purtroppo, ahimè, è un peccato assoluto, un peccato veramente. Paulino, ma cosa stai facendo? Cosa fai qua? Cosa prepari? Bistecche e salsiccia fatta in casa dal vecchio Paulino. E abbiamo salsiccia, impasto di salsiccia, abbiamo di tutto, dai. E noi tifosi Granata gemelliamo con quelli dell'Udinese per sempre. Oggi festeggiate tanto voi, eh? Oggi si festeggia qua. Sì, 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 oggi è una bella giornata, siamo tutti in compagnia e è bello per questo, perché il calcio è anche questo. Un po' della tifoseria opposta, trovarsi e fare un po' di festa insieme. Complimenti, lei di dov'è? Gruaro. Bene, bene, salutiamo anche gli amici di Gruaro. Cosa è cambiato secondo te della partita contro la Lazio oggi? Secondo me il modo in cui sono entrato in campo. Perché se tu metti il cuore, entri dentro 11 che entrano col cuore, lottano per la maglia. Per chi paga l'abbonamento, per chi paga le trasferte, per chi fa chilometri, eccetera. Ma non per vedere neanche un tiro in porta, neanche uno. Adesso c'è una pausa, pausa nazionali, che cosa ti aspetti? Posso esserci lavoro, quindi mi dispiace. Affido le trasferte a un'altra persona. Abbiamo commentato una prestazione incredibile contro la Lazio a Roma. Una partita vinta con il cuore, con il coltello fra i denti. E oggi? E oggi tu hai visto una squadra che non aveva né capo né coda proprio, hai visto una squadra che era scollegata in tutti i reparti, non c'era aiuto tra compagni di squadra, non riuscivano proprio, a parte il fatto che il Torino ci ha dimostrato una situazione tattica, il mister del Torino ieri ci ha dimostrato una dimostrazione tattica proprio in campo, esemplare proprio, cioè ci ha bloccato tutte le corsie, aggredivano, sembravano loro che dovessero salvarsi, invece la grinta, le seconde palle, sempre prima loro, più corsa, più gamba, più tutto proprio, e noi non inventiva niente proprio. Ricordiamoci che in 90 minuti noi non dico che non abbiamo fatto neanche un tiro in porta, dico che non abbiamo fatto nemmeno un'occasione, nemmeno un tiro fuori dalla porta, quindi preoccupante Ale, preoccupante, preoccupante. In America, dove hai portato i colori bianconeri, hai portato insomma la fraternità anche a New York. Cosa si dice dell'Udinese, del popolo bianconero? Quella gente che ho conosciuto conosce l'Udinese, parlano bene, sì, parlano bene, sono entusiasti anche loro dell'Udinese. Sì, all'infuori della famiglia che ho io a New York, mia cognata con i suoi figli, che loro hanno sangue friulano, quindi anche quelle persone dove ho portato la sciarpa e la maglia del Tucu, loro sono siciliani e sono stati entusiasti che abbia portato questo ricordo, e anche loro tifano Udinese. Senti, adesso c'è una pausa, pausa nazionali, durante la pausa cosa tocca fare? Cosa facciamo? Dobbiamo cambiare. Chi mettiamo al timone? Io, te? Non so chi mettiamo. Qua bisogna dare una scossa, perché anche i cambi di oggi non li ho visti bene. Non so cosa fare, guarda. È una situazione che con i tre punti di lunedì bastava un punto oggi per muovere un po' la classifica, per rimanere un po' a galla. Invece, per fortuna che oggi il Cagliari ha aperto, mi sembra, con il Monza. Ieri ha perso l'Empoli. Dobbiamo sperare sulle male grazie altrui, e questo non è bello. Dobbiamo salvarci noi con le nostre forze. E la partita vista oggi non mi dà sempre solo forza? Udinese comunque, Poma.